Buonasera a tutti, si sente? Sì, perfetto. Allora diamo il via a questo consiglio comunale riunito in seduta straordinaria e aperta, avendo ad oggetto la situazione dell'ospedale di Cornier e in particolare il pronto soccorso. Chiederei al nostro segretario, dottor Costantino, di procedere con l'appello dei consiglieri comunali. Buonasera a tutti, Cresto Giovanna, presente. Saputi Giovanni, presente. Ambrosio Simone, presente. Giacomo Rosa Giacomo, presente. Troia Elisa, presente. Ronchietto Silvano Laura, presente. Magnina Alessandra, presente. Bruschi Bruno, presente. Grandi Fidel Rivara, presente. Anzella Maria Grazia, presente. Felizia Francesco, presente. Barone Camilla, presente. Armani Danilo, Vacca Cavallo Giancarlo, Lucini Davide, Norti Lidia, Pianasso Mauro. Consiglieri sono presenti, dunque do due indicazioni pratiche su come si svolgerà la seduta e vado a leggere il primo estratto dell'articolo 20 del regolamento sul funzionamento del Consiglio e delle commissioni consigliate. Allora, l'articolo 20 al comma 3 prevede che tali adunanze, quindi le adunanze del Consiglio Comunale aperto, hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati i parlamentari, i rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze il sindaco concede la parola in base all'ordine di prenotazione, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale. Consente anche interventi dei rappresentanti, come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze e di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Ciascun intervento, compreso quello dei consiglieri comunali, non può avere una durata superiore a 10 minuti. Non è consentita più di una replica per ogni intervento di durata massima non superiore a 10 minuti. Gli interventi al momento prenotati sono più di una quindicina, quindi invito tutti a fare un utilizzo utile del tempo a disposizione. Le persone che, sempre facente parte delle categorie che ho elencato finora e che intendono fare un intervento e non si sono prenotate, possono farlo dalla signora Gea alla segreteria. Allora, spiego molto brevemente il perché di questo Consiglio Comunale. Allora, la decisione di convocare il Consiglio Comunale aperto è maturata all'indomani della conferenza dei sindaci, conferenza richiesta da questa amministrazione per tramite del collega sindaco Alberto Rossano per far luce sull'esternalizzazione proposta dall'ASL di alcuni servizi e sulle criticità dell'ospedale di Guadalupe. Ecco, conferenza in esito alla quale non abbiamo ritenuto esaustive le motivazioni addotte dall'ASL in merito alla perdurante sospensione dell'attività del pronto soccorso. La situazione era in stallo ormai da diverso tempo e quindi su proposta dell'assessore alle politiche sociali Elisa Troglia si è deciso in accordo con i capigruppo consigliari di procedere. Ecco, un primo effetto della convocazione del Consiglio Comunale aperto l'ha già senz'altro sortito. Infatti a pochi giorni dalla trasmissione della convocazione Regione Piemonte e ASL 4 hanno convocato tutti i sindaci del territorio giovedì scorso in ospedale a Cornier proprio per comunicare un'importante novità, cioè l'apertura a Cornier dal prossimo 9 di gennaio di un punto di primo intervento, il cosiddetto PIP. Ora, va detto che la nostra amministrazione, che spesso negli ultimi mesi ha parlato anche a nome di numerose amministrazioni del territorio con cui c'è stato sempre un confronto continuo, non ha mai chiesto l'apertura di un punto di primo intervento. Tutta l'attività svolta e ricordo solamente ad esempio la lettera che io ho recapitato personalmente all'assessore Cavi nel mese di luglio, sottoscritta da ben 58 sindaci e da 5 sigle sindacali, tutta questa attività era finalizzata a richiedere la
riapertura di un pronto soccorso H24. Un risultato che, ahimè, per ora è ancora lontano. Tuttavia non posso comunque che esprimere soddisfazione per il fatto, quantomeno, che il Presidente Cirio, l'Assessore Carli e tutta la direzione dell'A24 abbiano voluto incontrare gli amministratori del territorio e abbiano espresso l'assoluta convinzione che il nostro presidio non solo va mantenuto, ma va rinforzato. In proposito vorrei leggervi la dichiarazione che il Presidente Cirio ha reso alla stampa lo scorso giovedì. Questo è il punto di ripartenza dell'ospedale di Cornier, ospedale che rimane strategico nella programmazione sanitaria della Regione Piemonte. Ospedale che oggi ha un suo piano di sviluppo ben preciso e dettagliato nel cronoprogramma, nelle risorse, in quanto spenderemo, in che tempi spenderemo e che riparte proprio dall'apertura di una postazione di primo intervento, che dal 9 gennaio sarà operativa sull'ospedale di Cornier, come passaggio per la riapertura vera e propria del pronto soccorso. Pertanto, il pronto soccorso rimane nei piani aziendali di questo ospedale e apre dal 9 gennaio sotto forma di punto di primo intervento. Ora, sono parole molto chiare e ascoltando queste parole qualcuno potrebbe chiedersi se effettivamente allora fosse necessario confermare la convocazione dell'odierno consiglio e promuovere quindi un dibattito sull'argomento, visto il tipo di rassicurazioni ricevute. La risposta è sì, assolutamente sì, era necessario, poiché è pur vero che l'apertura di un punto di primo intervento può essere sicuramente un inizio, un punto di partenza se visto nell'ottica di una progressiva implementazione dell'organico e delle attività mediche prestate, purché però questo punto di primo intervento venga realizzato secondo dei protocolli ben definiti che garantiscano la sicurezza degli utenti che si rivolgeranno al punto di primo intervento, ma anche del personale che vi lavorerà. Questo è un aspetto molto importante. Vorrei anche specificare questo, che la decisione di aprire punto di primo intervento non è stata in alcun modo condivisa con questa amministrazione. Quindi si tratta di un provvedimento deciso unicamente da Regione Piemonte e da A24, che ci è stato comunicato al pari di tutti i sindaci del territorio. Qualora, quindi fin qua tutto bene, ma qualora l'apertura del punto di primo intervento sia nella mente di qualcuno, nelle intenzioni, visto come un contentino fatto per tenere buona l'amministrazione, sia chiaro che questo non sarà accettato. Quindi, come amministrazione comunale di Cornier, come amministrazione ospitante della struttura ospedaliera, noi vigileremo in ogni modo possibile affinché così non sia e affinché comunque si arrivi a una riapertura definitiva del pronto soccorso H24, che rimane comunque il fine ultimo di tutte le nostre attività. Quindi, detto questo, abbiamo fatto una scaletta di interventi, lo ripeto per chi fosse arrivato in ritardo, chi non ha prenotato l'intervento può tranquillamente farlo dalla signora Gea al tavolo qui a fianco. Io direi di iniziare, non vedo se è arrivato, non è ancora arrivato, bene, allora attendiamo. Avremmo voluto iniziare questo incontro proprio dando la parola alla rappresentante dell'A24, visto che insomma c'è questa bella novità. Il dottor Scarpetta è arrivato. Sì, perfetto. Sì, grazie, buonasera. Sì, io vado a reillustrarmi le slide che in realtà sono state già presentate anche con il Presidente e l'Assessore giovedì scorso, quindi non ci sono, direi, novità diverse rispetto a quello che ci siamo già
denti rappresentati con alcuni di voi la scorsa settimana. Ma questa è una slide che inquadra un po' quello che è il contesto in cui si sta muovendo l'azienda. Il contesto è un contesto, tanto ben conoscete le difficoltà in termini di reperimento di personale. Questo è il saldo negativo in termini di unità mediche che l'azienda ha avuto dal 2019, che diciamo l'ultimo anno pre-disastro pandemico, quindi diciamo tra virgolette normale, ed oggi. E quindi a livello aziendale ci sono 76 medici specialisti in meno e 30 medici in medicina generale. I 76 medici che ci sono in meno si vanno a sommare a già circa 100 unità in meno rispetto al fabbisogno corretto che c'erano, che si erano già accumulati prima del 2019. Quindi ad adesso l'azienda sta funzionando con 172 medici in meno rispetto alla dotazione organica, che vuol dire circa il 25% in meno di quello che dovrebbe essere il fabbisogno ottimale. Questo vuol dire che lavoriamo con 3 medici dove dovremmo averne 4. In realtà purtroppo la situazione non è uniforme, non c'è una distribuzione uniforme, nel senso che in ogni reparto manca il 25%. Purtroppo abbiamo dei reparti in cui abbiamo scarsissime unità mediche, altri invece che stanno sostanzialmente bene. La curva che vedete di fianco, ma credo che chi ha visto la trasmissione della Gavanelli recentemente, insomma, fotografa un po' quella che la situazione degli ingressi e delle uscite a livello nazionale. Noi non ci sottraiamo rispetto a quello, ma ci differenziamo rispetto a quello che è la situazione nazionale. Quindi almeno fino al 2027 non ci saranno sufficienti entrate in termini di medici all'interno del sistema sanitario nazionale, quindi regionale, sufficienti a coprire le uscite. Questo è un dato di fatto, che il contesto in cui ci andiamo a lavorare. Grazie. Ok, qui di nuovo rappresentata sempre rispetto al 2019, che è sempre il solito anno prima del disastro Covid, com'è la situazione sul territorio. Sostanzialmente sul territorio abbiamo una mancanza di 4 medici di medicina generale, parlo del distretto di Fournier, rispetto alla dotazione migliorata per fortuna negli ultimi tempi, però comunque tenete conto che 4 medici in meno, considerando che ogni medico ha un monte di assistiti intorno ai 1.300-1.500, vuol dire che ci sono sui 46 colleghi rimasti 6.000 pazienti che vengono distribuiti in più rispetto alle dotazioni che ci sono già normalmente. La continuità assistenziale, dopo il problema che abbiamo avuto lo scorso anno, è in una situazione anche grazie al venir meno delle USCA, sostanzialmente di tenuta e di sicurezza. Le attività ambulatoriali sul territorio sono rimaste invariate. Adesso, poi purtroppo abbiamo avuto lo scorso anno la prematura scomparsa dell'allora direttore del distretto, che è stato sostituito anche quest'anno dalla dottoressa Anselmo, che è il nuovo direttore del distretto di Fournier. Sempre sul territorio, grazie ai fondi del PNRR, che ricordo sono legati ad adesso alla costruzione della parte infrastrutturale, quindi adeguamenti o costruzione di infrastrutture e arredi, sul territorio vengono destinati un ospedale di comunità all'interno del vecchio presidio di Castellamonte, 2 case della comunità, una a Castellamonte e una a Rivarolo, e una centrale operativa territoriale che infatti è all'interno del distretto. Questa è la rappresentazione della situazione territoriale. Analogamente abbiamo preparato una fotografia di quella che è la situazione invece dell'ospedale. L'ospedale ha mantenuto le attività di ricovero che c'erano già nel 2019, nel senso che ci sono 25 posti letto in medicina, 25 in geriatria, 25 in lungodegenza, e l'attività di ricovero è assolutamente rimasta costante.
come sono rimaste invariate, anzi probabilmente riusciremo a implementare un pochino di più attività legate al laboratorio analisi, le attività legate ai servizi sanitari diagnostici, quindi o laboratorio e radiologica. Le attività ambulatoriali sono rimaste costanti, è stato nominato anche a inizio agosto, mi sembra il 1 agosto proprio, il nuovo direttore della geriatria, la dottoressa Gobbi, all'inizio del prossimo anno, vista che è arrivata proprio oggi anche l'autorizzazione a aspettare il concorso, il nuovo direttore della medicina interna. In aggiunta a questo, le attività sulle sale operatorie che vengono utilizzate tutti i giorni dal lunedì al venerdì è aumentata del 15%, dal mese di dicembre il day hospital oncologico passerà da 3 a 5 giorni, quindi per dare anche il servizio in più al territorio, e sono state comunque attivate e potenziate attività di screening al colon retto e all'ambulatorio dello scomparso cardiaco, che verrà anche questo attivato da qui a fine anno. Diciamo il miglioramento del potenziamento dell'attività di screening è anche legato al fatto che è stato anche qui nominato un nuovo direttore che è trasversale per tutta l'azienda sulla parte gastroenterologica, che è la dottoressa Battaglia. Grazie. Questa è una situazione, diciamo, cartografica che rappresenta un po' quelle che sono i presidi a vario titolo presenti a livello territoriale sul distretto, diciamo, allargato. Si vedono non troppo bene i colori qui distanti, però insomma sono state evidenziate l'ospedale della comunità e le case della comunità, come vi dicevo prima, nei presidi di Rivarolo e di Castellamonte, e poi invece i tondini più numerosi in rosso rappresentano in realtà tutte le piazzole autorizzate di atterraggio per il servizio di soccorso 118 notturne, nel senso che qui sono rappresentate quelle notturne, giorno, quanto il centro di a terra ovunque, nel senso che basta un campo di calcio o poco più per consentire, diciamo, l'arrivo dei servizi, diciamo, di emergenza per eccellenza, che è quello del 118. Grazie. Quindi cosa succede? A fronte di quello che è stato fatto in questo anno e mezzo, che vuol dire in termini di concorsi effettuati, perché poi è chiaro che l'azienda non è che abbia tante alternative per le assunzioni, quindi o diciamo concorsi tradizionali per l'assunzione a tempo indeterminato piuttosto che a tempo determinato di professionisti specialisti medici, oppure l'attivazione di servizi sanitari con le cosiddette società di servizi esterne. Ad oggi quindi si è nelle condizioni di aprire, non con poco sforzo, un punto di primo intervento che funzionerà dalle 8 alle 20. Punto di primo intervento che è coadiuvato alle ore notturne, perché questo prevede il DM70 a livello normativo, dalla presenza dell'ambulanza avanzata, la cosiddetta TAC, quindi quella con il medico a bordo, che nel periodo notturno presiderà e sarà a distanza qui presso il presidio ospedaliero di Pornieri. Cos'è il punto di primo intervento? Perché è opportuno, al di là della durata dell'apertura, che non è H24 ma è H12, come dicevo, dalle 8 alle 20, un punto orientato al trattamento delle urgenze minori, tanto per fare riferimento a quelli che sono i codici, probabilmente ormai tutti abbiamo un pochino imparato a utilizzare e a comprendere. Si intendono un ambulatorio dedicato ai cosiddetti codici bianchi e verdi, che però, come ricordava anche il Presidente la scorsa settimana, coprono oltre l'80% delle esigenze, diciamo, di accesso e di servizio per i servizi di più urgenza. E qui in realtà è ancora un pochino più alta la percentuale, perché sfiora circa l'85%, 85% sul 2018, 86% sul 2019, e la stragrande maggioranza, quindi oltre l'80%, è proprio legato agli orari che noi andiamo a presidiare, quindi dalle 8 alle 20. Che cosa prevede quindi? Due ambulatori a visita, la presenza di un medico sempre presente e di due infermieri. L'accettazione avviene
secondo la metodologia, diciamo, del triage, quindi andando a dare una priorità di intervento in base alla gravità, diciamo, della patologia riscontrata. È chiaro che il paziente complesso, come si diceva, non è un paziente che trova soddisfazione all'interno di un punto di primo intervento, e quindi il compito del primo intervento è di stabilizzarlo e di trasportarlo in un posto adeguato, che nel caso specifico può essere il pronto soccorso di Ivrea, piuttosto che il pronto soccorso di Cirié, piuttosto che per patologie che non vengono neanche trattate a Ivrea o a Cirié, direttamente a centri di riferimento regionale, come può essere il CTO di Torino per quanto riguarda i grossi traumatismi. Questa è un po' l'organizzazione, quindi è chiaro che noi stiamo già definendo dei protocolli di collegamento operativo tra la centrale operativa del 118, ovviamente, tra Idea, quindi in particolar modo Idea aziendale, come dicevo, Ivrea e Cirié, con i medici di medicina generale. Verranno ovviamente erogati, visto che sono presenti in ospedale, le prestazioni radiologiche e i laboratori analisi all'interno delle 12 ore. Le urgenze cosiddette tempo dipendenti, adesso in maniera semplificativa, sono, diciamo, gli ictus, gli infarti, i politrauma. Il 118 già non li porterà qui, ma molte cose già non le portava prima, nel senso che anche un infarto in corso sicuramente non veniva già prima trasportato a Cogne, perché non c'è l'emodinamica, ma ovviamente su Ivrea piuttosto che su Cirié. Quando non c'è la possibilità di fare determinate consulenze specialistiche, ovviamente perché non c'è la specialità presente in ospedale, vengono trasportati di nuovo o rimandati a visite presso altri nosocomi abilitati. Non è prevista cosiddetta osservazione breve o ricovero, quindi è un trattamento che viene effettuato nelle 12 ore o può esserci un ricovero, se compatibile con le specificità e le specialità che sono presenti in ospedale a Cornie, oppure, come si diceva, inviato o al pronto soccorso o verso altri reparti aziendali, addirittura di altri ospedali all'interno del 118. E tramite, scusate, la diretta. Il 118. Sì, direi che queste sono le considerazioni da fare su questa partita. Sì, questo c'era il cronoprogramma, grazie, scusa, che era, diciamo, i passaggi anche formali e indispensabili per arrivare all'attivazione di questo punto di primo intervento. Ovviamente c'era un discorso autorizzativo, perché il pronto soccorso di Cornie è e rimane un pronto soccorso formalmente H24, pronto soccorso di aria disagiata, e però è stato necessario, che l'idea è arrivata, l'autorizzazione all'attivazione di questo modello di punto di primo intervento in maniera provvisoria, in attesa di arrivare, diciamo, alla copertura H24 per questa specifica vicenda. È stata garantita anche la disponibilità dell'ambulanza medicalizzata nel periodo notturno, dicevo, finita l'attività, diciamo, H12 tra le 8 e le 20, prende presidio presso l'ospedale un'ambulanza medicalizzata, così come autorizzato e certificato dal sistema 118 e dall'azienda Zero, che di fatto sta prendendo in mano anche la gestione del servizio di emergenza e urgenza a livello regionale, e definizione di protocolli organizzativi che abbiamo citato prima, ovviamente con le croci, con il 118, con i medici in generale, con le altre strutture aziendali, l'organizzazione del personale, l'attivazione del servizio medico esternalizzato, perché i medici di fatto è un servizio erogato tramite una società terza, e l'attivazione del punto di primo intervento prevista per il 9 gennaio 2023, quindi subito a valle delle vacanze, diciamo, natalizie. Io non ho, direi, altro da aggiungere. Buonasera a tutti, io sono Davide Perucini, consigliere comunale del gruppo Codice. Codice, noi ci siamo,
Per noi non è solo un mondo elettorale, ma una modalità di lavoro e vogliamo esserci sempre per il bene dei comuni, sostenendo ogni iniziativa utile. Lo abbiamo dimostrato con il Consiglio Comunale, approvando una decisione per gli utili della città, alla città. Quindi vogliamo mettere ben chiaro che qualsiasi azione che verrà decisa oggi non ci siamo. Peccato che in questi mesi altri non ci siano stati allo stesso punto. Prodeci ha lanciato una petizione per chiedere la riapertura H24 del pronto soccorso, che è stata firmata da alcune migliaia di cittadine e cittadini di Avisano. Purtroppo la amministrazione di maggioranza, oltre a non averla mai sottoscritta, l'ha inizialmente minimizzata, dicendo che siamo arrivati in ritardo, addirittura additandola come un ostacolo al percorso di riapertura. Questa amministrazione ha fatto spalla con un'altra regione, forse credendo di aver risolto già prima dell'estate il problema, con giustificazioni tecniche alle quali non abbiamo creduto. Perché? Per due motivi. Primo, il pronto soccorso, come scritto nel testo della petizione, è stato chiuso perché l'ospedale di Cogne del 2020 è diventato solo per pazienti Covid. Quindi la riapertura sarebbe dovuta tornare alla normalità, come è successo negli altri ospedali. Due, mancano ortopedici e personale medico che sono stati spostati in altre strutture nella fase pandemica e non sono stati riportati a Cogne. Vogliamo anche dire che la petizione abbiamo inviata a 49 istituzioni comunali del Cavese per essere pubblicizzata e firmata nei palazzi comunali, agevolando così i cittadini di tutti i comuni a sottoscrivere questa iniziativa popolare. Il risultato è stato davvero scarso e imbarazzante, a parte pochi comuni dove si sono recati a firmare quasi le metà dei residenti. Facciamo un esempio, Palazzo Comunale di Cogne, 32 firme su circa 2.500 residenti, nessuno della giunta. Il politico dovrebbe fare il politico, il tecnico fa il tecnico, eppure continuiamo ad ascoltare i politici che parlano dei numeri come fossero dei tecnici, giustificando una scelta sciagurata che sta mettendo a rischio il tessuto sociale, produttivo, turistico e economico del territorio cronesano. Permetteteci ora di dare qualche dato pre e post-Covid dell'ospedale di Cogne. Ecco, sottolineo che questi dati li abbiamo ricevuti proprio ascoltando le persone di Gazebo. Forse è una cosa che non succede più, non capita più tanto, che i politici ascoltino di Gazebo i cittadini, noi l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo fatto un elenco di ciò che era pre-Covid e post-Covid. Ingressi pronto soccorso negli ultimi 3 anni, dai 16.000 a 19.000. Utenti e servizi attivi, ambulatorio di ortopedia, dal lunedì al venerdì 9.17 con l'infermiero medico, ambulatorio di cardiologia, 3 giorni alla settimana, area di degenza medica, diagnostica per immagini, RX, TAC, coreografia, 7 giorni su 7, ambulatorio di cardiologia. Per le consulenze urgenti neurologiche, cardiologiche e ortopediche, trasferimenti protetti di 3 a 2 mesi alto, idem per gli specialisti che non presenti sul presidio di Cogne, come ginecologia, psichiatria o torino-oculistica. Trasferimenti ad altri ospedali tipo dipendenti, esempio ICTUS o infatti. Personale di turno al 1 ottobre 2020. Medici, uno da cooperativa H24 su Cogne, uno da ASL, orario di turno non venerdì, sabato e domenica un medico alto, a gettone dalle 8 alle 18. 4 infermieri, un PDOS, su 2 turni di turni, 3 infermieri, un OS su turni di turni, un infermiere di giornata e giorni feriali. Un anestesista radiatore H24 per la copertura dell'intero presidio ospedaliero. Personale in organico al 1 ottobre 2020, 2 medici alto, cooperativa, 20 infermieri, 10 OS. 4 postazioni OBI, che sarebbe l'osservazione breve intensiva, in pratica quello luoghi che viene riposto un paziente prima di essere effettivamente poi ricoverato. 5-6 postazioni barelle di licenza breve, 1 postazione di isolamento, 4 postazioni locali portonaio, 2 sale visite, 1 postazione di emergenza di rimazione. Questa è una fotografia di ciò che c'era prima. Occupiamoci ora della situazione post. Barelle avvistate in via Segrea. Monitor del programma impostati sul presidio di Segrea. Dotazione organica del personale.
Un medico l'altro menzionato, un medico spostato sul carico sul reparto di cuore di Ivrea, attualmente in organico del Dipartimento dell'Agenzia Circolazione di Ivrea. Coordinatore infermieristico spostato nell'ufficio gestione personale di Ivrea. Gli OS, acquistati sui reparti di lunga degenza e altri servizi di cuore, lui trasferiti a Ivrea su base volontaria. Gli infermieri, 5 unità trasferiti nella rianimazione Ivrea, una in DEA a Ivrea, una unità. Dice che l'unità di terapia intensiva patologica è Ivrea. I restanti sono stati sulle parti di scienza medica e chirurgica propria, osservatoria. Ambulatorio di ortopedia spostato in toto al buon ambulatorio di Caruso, dove si trova tutt'oggi sempre per il medesimo personale. Il servizio di emergenza territoriale 118 dell'ex bacino di utenza qua è un mese di soccorso avanzato, medico per infermiere. Consiglio di Castellamonte H24, 2 mesi di soccorso base, solo volontari, consiglio di parole Castellamonte H24, 5 mesi di soccorso di base, solo volontari, in forma estemporanea, disponibili saturamente, senza le garanzie di continuità, consiglio di Cerasole, Ponte, Cornè, Valperga, San Giorgio. Servizio di soccorso di H24, ma solo se vedo favorevole, cioè ultimamente si può parlare anche, ma sì, va bene lo stesso, tanto noi lo aggiungiamo alle nostre ballate con il soccorso. Un elicottero non vola sempre. Ci sono i momenti in cui un elicottero non vola. E poi voglio vedere chi è che giustifica alla persona che si trova in carro in situazione drammatica in un ospedale che purtroppo per me non ha avuto valore di soccorso. Troviamo, questo era per quanto riguarda tutta la fase legata all'attualità di ciò che oggi presente all'interno di queste attività. Troviamo un incontro su questo tema e mettiamo all'angolo tutti quelli che, in nome di un incarico pagato profumatamente, cercano di farci credere che si possa fare a meno di un proprio soccorso. Mentre le nostre sale operatorie, veri obiettivi della sanità privata, possono essere utilizzati subito da anche meglio. Noi non vogliamo una sanità così, noi vogliamo una sanità pubblica e funzionale, per un territorio che non è solo luogo da affrontare, per portare acqua ed energia a svariati chilometri da noi. Vogliamo che ci venga riconosciuto a tutti noi, alle nostre famiglie, il diritto alla salute pubblica sancito dalla Costituzione italiana. È necessario un pensiero riguardo al PNRR, parlavamo prima, basta sentire parlare di ristrutturazioni, di progetti faraonici che poco hanno a che vedere con la resilienza. Questi fondi europei dovrebbero servire per maggiore la causa sanitaria, garantendo la sanità e finanze adeguate in previsione di pandemie. Dovrebbero servire per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari e non la cementificazione. Dovrebbero rendere onore a tutte le vittime del Covid, garantendo almeno una buona sanità equa e sociale a tutti. Tornando a noi, due importanti considerazioni. Molte amministrazioni non hanno pubblicizzato la petizione e ringrazio quelli che l'hanno fatto. Qualcuno è presente qua e veramente lo ringrazio. Il risultato è che di 330 firme raccolte in 49 palazzi comunali, la media di 6,73 firme. Forse, se fossero messi insieme tutti i consigli comunali, forse il numero adeguato alla missione poteva venire fuori. 2. La scarsa informazione sulla chiusura del pronto soccorso. Pochi cittadini erano al corrente, come ci siamo accorti davanti a Gazebo. Ecco, una parte veramente fondamentale e importante di Gazebo, l'informazione. In pochi erano a conoscenza del pronto soccorso che era chiuso. Addirittura, durante il Gazebo che abbiamo partecipato come insieme ai volontari dei SIPIN fuori dall'ospedale, ci siamo accorti addirittura che della necessità si sono presentate persone che, chi con un piede rotto alle 2 di notte e una famiglia con un bimbo che stava male. Cioè, e noi abbiamo dovuto dire, dovete andare a Ivrea o a Cide? Cioè, noi che eravamo lì a chiedere un sostegno, una petizione, ci siamo dovuti trovare in una situazione pessima a dare un suggerimento di portare un bambino di 4 anni in un pronto soccorso a 39. Pazzesco. A proposito della raccolta firme, ringraziamo in primis tutti i 3.232 cittadini che in modo spontaneo l'hanno sottoscritta e tutti i volontari, anche se resta la mano in bocca per lo sezionismo di questi mesi. Facciamo degli esempi. A seguito della raccolta firme organizzata presso il centro incontro anziani, da nuovo penso, credo, importante per chiedere un sostegno agli anziani,
È stata fatta una richiesta al Presidente del centro di documentazione da indicare addirittura alla prefettura. Sono state cose che di solito quando vengono raccolte le firme nei luoghi come le associazioni, non credo che bisogna fare un percorso del genere, però è successo. E sono state richieste anche nominative perché presenziale al gazebo del mercato di Guadagnetti. Tante volte facciamo delle raccolte firme, se c'è sempre fatto che partecipa a associazione, non credo che siano state chieste le documentazioni di chi raccoglie le firme, comunque, vabbè, abbiamo fatto anche questo. Fino ad arrivare all'impossibilità di mettere il gazebo durante il 48 ore davanti all'ospedale in Sant'Ora, come noto. Il gazebo è stato sotto tensione cocente per tutto il luglio torico, ma grazie alla solidarietà di tanti cittadini dimostrata portando sostegno e bevande fresche a tutti i volontari, la raccolta è stato un successo indimenticabile. La scorsa settimana qualcosa si è mosso e ringraziamo erroneamente gli amministratori che purtroppo non ci hanno informato, anche se abbiamo informato. Nessuno ha detto nulla. Anche le pietre sotto il ponte del Doro sono a conoscenza della battaglia nostra e del volontario fuori del soccorso. Ci avrebbe sicuramente fatto piacere ascoltare la voce del nostro presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a comunicare quanto deciso. Siamo stupiti della positività riscontrata dopo la decisione di aprire un punto di primo intervento e con una modalità H24, un orario mai piaciuto alla stessa amministrazione guadagnetese di maggioranza, se non ricordo male. Bene, molte domande ci stiamo ponendo in vista dell'apertura a gennaio del PB. Quali locali verranno utilizzati? Quelli dell'attuale punto di corso? Che personale organico verrà impiegato? Per quanto riguarda le turistiche e la formazione, il personale che lavora lavorativo nell'ospedale, pulizia e mensa, che succederà da loro? Le ambulanze del 118 continuano a trasportare sui vari CPE? I pazienti con i civerti, ma che necessitano comunque di OPI, ovvero i pazienti della terra che non necessitano di un ricovero immediato, come verranno gestiti? Come verranno trasportati? Dove? Se Idea, i Ciriei Ivrea fossero comunque saturi, dove e come verranno gestiti? Il mattino dopo verranno rimandati a Cronier? Con quali mezzi? La sala Gessi tornerà a Cronier? Se no, come si tratteranno i pazienti traumatici minori che rappresentano un'ampia fetta di passaggi quotidiani in un pronto soccorso? E infine, siamo sicuri che un PP così organizzato in una zona così complessa la struttura non va in sovraccarico causando un effetto controproducente? Alcune domande le rivolgiamo direttamente a tutti i presenti. Siete sereni dopo la comunicazione della patrulla del punto di primo intervento? Siete consapevoli di esercitare la volontà dei cittadini che rappresentate? Concludiamo col pensiero di una persona che ha sempre fatto della sanità un fattore umano. La sanità italiana era una tra le migliori, ma adesso in crisi per colpa della politica è inserito il profitto. Gli ospedali sono diventate delle aziende. Oggi il medico viene rimborsato a prestazione, che è una follia razionale, scientifica ed etica. Si mette il medico in condizione di dover fare o di ambire a fare più prestazioni perché così guadagna e quindi si inventano nuove malattie e cure. Eppure si fanno interventi chirurgici inutili. L'obiettivo non è più la salute, ma il fatturato. Il profitto va abolito dalla sanità, perché abolendolo e rendendo una sanità gratuita a tutti coloro che sono sul territorio italiano, si avrebbero 30 miliardi di euro da investire ogni anno. Questo è il dimostrato. Infine, comunichiamo che il nostro lavoro è appena iniziato ed assolutamente non si è concluso con la consegna delle firme raccolte. Non abbiamo intenzione di fermarci fino alla riapertura del pronto soccorso di Cronie H24. Proprio c'è, non ci siamo. Grazie, buonasera, grazie per l'opportunità. Credo che questa sera parliamo di una questione molto rilevante per Cornier, molto rilevante per questi territori, ma in realtà è rilevante per tutto il Canavese, per un Canavese ampio. Vi faccio un esempio che mi ha riguardato personalmente qualche settimana fa. Mi ha passato in ospedale ricoverata di Ivrea in cardiologia. L'esito, per fortuna, insomma, è entrata in modo, cioè in situazione critica, ma insomma per fortuna la situazione è migliorata nel corso del tempo e una delle possibilità, una delle opportunità che ci è stata offerta è appunto quella di ricoverare, che fosse ricoverata a Cornier per la lunga degenza, poi abbiamo trovato altre soluzioni. Però questo per dire che il tema dello
l'ospedale di Borgnetti e soprattutto delle funzioni che noi vogliamo garantire all'ospedale di Borgnetti è una questione che riguarda certamente i cittadini di Borgnetti, che riguarda direttamente l'amministrazione di Borgnetti, ma è un tema che ad ampio raggio riguarda tutta la sanità territoriale canavesana. Ed è questo il punto centrale, secondo me, per rispondere ad una domanda che credo si sia fatta la sindaca nel suo intervento. Ecco, e la domanda era appunto se era necessario o meno convocare ancora, mantenere la convocazione di questo consiglio aperto, nonostante la settimana scorsa sia stato fatto l'annuncio che è stato riportato, le cose che sono già state dette, la presenza qua del presidente Cirio. Ecco, credo che la risposta sia sì, è molto necessaria, perché è evidente, per le considerazioni che abbiamo ascoltato questa sera, che questo primo risultato, a mio avviso, del tutto insufficiente, è stato ottenuto perché c'è stata una mobilitazione, dei sindaci, una mobilitazione con la raccolta firme, di tanti cittadini che hanno dimostrato, insomma, fattivamente, hanno sottoscritto, quindi hanno messo nome e cognome sulla richiesta, un'esigenza che è, a mio avviso, assolutamente legittima, assolutamente comprensibile, e alla quale la politica locale, la politica anche regionale, delle istituzioni superiori che hanno la competenza in questa materia, cioè nell'erogazione del servizio sanitario, deve assolutamente dare una risposta concreta e una risposta che non può limitarsi a quanto noi stiamo, a quanto è stato annunciato. Cioè, questo io credo che se lo interpretiamo come un punto di partenza rispetto a una prospettiva che è quella di definire in modo più chiaro, più netto, e ovviamente affiancando anche il tema delle risorse umane che esiste, le cose che ha detto il direttore sono note ed è evidente che non stiamo qua a discutere di chi è la responsabilità, però ovviamente la situazione è quella, soprattutto in una fase post-Covid, è difficile trovare medici, questo è un dato di fatto, tra l'altro non riguarda solo la regione Piemonte, ma riguarda è purtroppo un dato di fatto diffuso a livello nazionale, per tante ragioni non è questa sera il momento di affrontare questo tema. Però è chiaro che questo, se lo vogliamo interpretare dal punto di vista positivo, io sono sempre propenso a trattare le cose con una prospettiva positiva, lo dobbiamo però considerare da quello che è, cioè un punto di partenza, un primo avvio di un percorso che di qui ai prossimi mesi si deve andare consolidando, perché è evidente che apprezziamo il lavoro stato fatto e la proposta che è stata fatta, però mi pare ancora, dal punto di vista della sua concreta realizzabilità, nella sua concretezza, mi pare ancora una soluzione che non può essere considerata tale dal punto di vista della prospettiva temporale, cioè è necessario che sia implementata, però all'interno di una definizione di cosa vogliamo far diventare, di quali sono, le prospettive di un ospedale importante, un ospedale di montagna, tra l'altro regolato da una specifica anche normativa, come quello di Borgnè, cioè in un contesto territoriale. Abbiamo parlato di PNRR, quindi la cosa andrà evidentemente, questo potenziamento e implementazione andrà, a mio avviso, integrata in una sanità territoriale che è ancora di là da venire. Il PNRR è una grandissima opportunità, si tratta di mettere a sistema alcune cose, dal punto di vista evidente che adesso i soldi ci sono per fare la parte edilizia, è molto più nebulosa è invece sono le modalità operative con cui noi andremo, adesso la dico in modo un po' semplicistico, con cui noi andremo a riempire, no? quei contenitori, quello di Castellamonte, quelli di Ivrea, e ci sta dentro anche l'offerta sanitaria di Borgnetti. Allora io credo che se interpretiamo questo primo risultato, che ripeto è arrivato grazie a una mobilitazione territoriale che c'è stata molto forte, il consigliere Pierucini ha raccontato il lavoro che è stato fatto, quello che ha fatto l'amministrazione, questa amministrazione e altri sindaci che hanno partecipato, e credo che questo primo risultato non possa essere considerato sufficiente. Quindi se la domanda è necessario mantenere, a mio avviso, alta l'attenzione sul percorso successivo, io credo che la risposta sia sì, è necessario per tutti insieme, perché sulla salute sarebbe bene, quanto possibile, capisco le dinamiche politiche, qui rappresentiamo un po' tutto, Mauro, vabbè,
Mauro Fava di casa, ma c'è Andrea Cano, insomma rappresentiamo un po' tutta lo scenario, visto anche Silvana Cossato che saluto, probabilmente interverrà, rappresentiamo un po' lo scenario di, sia di maggioranza sia di opposizione, quasi al completo, del Consiglio regionale, però su un tema come la salute è opportuno che sugli obiettivi chiari, concreti e pragmatici ci sia per quanto possibile la massima condivisione, cioè ci sia come dire, la massima condivisione degli obiettivi, poi discutiamo sulle modalità con cui noi vogliamo raggiungere quegli obiettivi, ma sul fatto che sia necessario arrivare, insomma, darsi come obiettivo una sanità territoriale integrata grazie ai fondi del PNRR e grazie alle modalità con cui noi intendiamo inserire dentro questi, ripeto, questi contenitori, intendiamo inserire i servizi sanitari territoriali, ecco, su questo noi credo che sia necessario da parte di tutti trovare, fare lo sforzo della massima condivisione possibile. Quindi concludo e chiedo scusa se non potrò fermarmi fino alla fine ascoltare tutti gli interventi, concludo dicendo questo, se è un punto di partenza ed è un primo segnale di buona volontà da parte di questa amministrazione regionale, a mio avviso questo segnale va accolto con positività. E se invece l'annuncio della settimana scorsa è che questo è arrivato e già dobbiamo essere contenti di quello che è arrivato, a mio avviso questo non sarebbe corretto, ma non sarebbe corretto nei confronti dei canavesani, ma in particolare di quei canavesani che continuano ostinatamente a voler abitare nelle aree di montagna, in particolare le vallate, che fanno evidentemente riferimento a un presidio sanitario importante come quello di Bologna. Quindi credo che l'azione che questa sera continua, diciamo così, è opportuno e necessario che continui anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per monitorare quello che è il percorso. Il direttore, e lo ringraziamo, ci ha raccontato qual è la prospettiva, però è evidente che anche le criticità potenziali che ci sono su un punto di primo intervento, che siamo perfettamente consapevoli, perché non sempre è facile distinguere, ci sono situazioni anche borderline, quindi dal punto di vista delle patologie e anche dell'individuazione delle patologie. Ecco, sulle situazioni borderline, seppur stanno in quel 20% come ha fatto riferimento il direttore, probabilmente ci sono situazioni che vanno chiarite molto bene rispetto a quello che si può fare e al tipo di assistenza sanitaria che si può riconoscere in un punto di primo intervento, e invece quando è necessario andare direttamente in qualche altro presidio che dia maggiore garanzia dal punto di vista dell'autorità sanitaria. È una questione di serietà nostra, che abbiamo responsabilità in tema di sanità, ce l'hanno i sindaci e ce l'hanno evidentemente, ce l'ha in particolare la Regione Piemonte, ma è evidentemente un tema che, guardiamoci un po' in faccia, riguarda tutti, se non direttamente ci auguriamo tutti di stare bene, però certamente riguarda le nostre famiglie, le persone che conosciamo. Quindi il tema è molto serio e va affrontato con un'adeguata serietà, tentando di tenere da parte polemiche che sono sterili. Grazie. Grazie Sindaco, e ringrazio tutti gli intervenuti, tutti gli amministratori, i cittadini, i sindaci, tutti coloro che insomma in questi mesi hanno condiviso non solo questa problematica ma anche tante del territorio. Ovviamente la sanità come argomento ci ha visti tutti in prima linea, quindi non solo insomma politici come me magari hanno una delega alla sanità, ma devo dire che è interessato veramente tutti in modo trasversale. Allora, per quanto riguarda le risposte più tecniche, mi ha anticipato il direttore generale, che ringrazio, poi magari se ci saranno ulteriori specifiche domande sul fatto dei flussi, insomma, di medici, infermieri, non sta a me rispondere magari nel modo più tecnico, sta però a me e penso alla politica in generale tenere, penso, i toni bassi e puntare agli obiettivi. Chi mi conosce sa che non mi piace dilungarmi troppo, insomma, parlare e dire cose poi che alla fine diventano inutili e aprono un agone politico che penso che i cittadini interessi fino a un certo punto. Posso fare un riferimento, tra l'altro ringrazio anche l'intervento del collega Vetta, che devo dire in gran parte ho apprezzato, questo lo devo ammettere. Tra l'altro anch'io ho condiviso con te un po' di mesi prima un problema mio familiare, ho avuto anche mia mamma che per problemi ortopedici è stata anche lei ricoverata all'ospedale di Ivrea, quindi ho potuto provare sia in prima persona
in quanto coinvolto nell'ambiente familiare, ma anche come cittadino del territorio, quanto è importante il funzionamento della sanità territoriale. Penso che sia scontato anche da parte mia ricordare quanto sia importante il fatto che questo sia solo un primo step, quindi continueremo ovviamente anche nei mesi e negli anni futuri a fare in tutti i modi, insomma, per poter collaborare anche con l'ASL e i sindaci del territorio perché si riesca a riaprire completamente il pronto soccorso, poi nemmeno a dire o qua il direttore generale, ma non solo, anche l'amministrazione comunale di Cornia e sindaco. Io penso che non sia passata una settimana negli ultimi anni in cui magari non ci siamo sentiti con l'amministrazione comunale o con il direttore generale o tra la direzione generale e l'amministrazione comunale o con l'assessore, insomma non è passata una settimana in cui non si parlava della problematica del pronto soccorso di Cornia. Poi ogni tanto capitava qualche altra problematica parallela, insomma c'è stata la questione della guardia medica nelle mie valli. Io, sapete, non abito a Milano ma abito a Ingria, quindi abito in un piccolo comune qua vicino, quindi insomma vivo anche il territorio, quindi ci sono state diverse problematiche, anche questioni da gestire che speriamo in futuro possiamo portare a termine per il territorio, per i cittadini, la questione della risonanza magnetica, la localizzazione del nuovo ospedale di Ivrea, per il quale ringrazio anche il presidente Cirio, la scorsa settimana appunto anticipato che ci sarà uno studio che chiarirà alcuni aspetti sulla localizzazione. Ebbene, tutte questioni che riportano al mio concetto iniziale sul fatto di tenere i toni bassi. Ecco, io molto spesso magari io credo molto nella comunicazione, infatti ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale di Cornia che ha voluto mantenere comunque questa serata informativa, anche se poi era già stato fatto appunto l'appuntamento la settimana scorsa con il presidente Cirio e l'assessore Icardi. Ecco, è importante la comunicazione, tenere informati i cittadini, però penso poi anche puntare all'obiettivo. Penso che tutti noi abbiamo un obiettivo, adesso mi rivolgo anche alle forze dell'opposizione e devo dire stimo anche il loro lavoro politicamente parlando, cerco di spiegarmi un po' meglio. Io capisco benissimo le vostre posizioni, penso ogni tanto ci possono essere anche delle diatribe sui media, sui social, cose che penso possano capitare quando si hanno delle idee politiche diverse. Come si hanno anche delle idee politiche diverse, questo è un consiglio comunale aperto tra maggioranza e opposizione. Io stesso vi capisco benissimo perché la mia esperienza personale politica l'ho proprio iniziata facendo il consigliere comunale di opposizione in un comune del Canavese, quindi capisco benissimo tutto ciò che è l'interlocuzione tra maggioranza e opposizione, quindi penso che dalla sua parte le forze di opposizione abbiano fatto sicuramente il loro lavoro e questo io ci tenevo a specificarlo perché non sono assolutamente contro, questo lo dico pubblicamente ai 3.000, gli oltre 3.000 cittadini che hanno firmato nella raccolta firme, appunto queste e anche altre, però tengo anche a specificare che ovviamente chi fa maggioranza poi deve portare a termine i risultati. Quindi insomma penso di essere stato più chiaro possibile, io capisco benissimo il lavoro delle minoranze sia in consiglio regionale e sia in consiglio comunale di Cornia come in tutti gli altri comuni che compongono il Canavese, però mettetevi anche dalla parte di chi governa la regione, chi governa i comuni, chi governa da un certo punto di vista dirige le ASL, che appunto devono mirare oltre l'agone politico, no? Vi faccio ancora un ultimo esempio perché poi non voglio tediarvi e scorrere assolutamente i 10 minuti. E qui, venendo qua, pensavo un po' in commissione, eravamo in commissione regionale, si parlava di tutt'altro e guardavo come eravamo vestiti, no? Proprio veramente come eravamo vestiti a livello di pantaloni, giacche. Molto spesso chi fa politica viene contestato per tutto, io guardo anche i consiglieri dell'opposizione perché anch'io l'ho fatto, veniamo contestati se siamo troppo eleganti, se portiamo la cravatta, se mettiamo i jeans, cioè tutto può essere messo in contestazione, però ripeto, e questo è un consiglio che do a tutti, guardiamo un po' di più
agli obiettivi, all'obiettivo della sanità territoriale, perché poi alla fine viviamo tutti nello stesso territorio, io per primo, quindi magari cerchiamo ogni tanto, e questo faccio un appello a 360 gradi, quindi lo faccio anche a me stesso, mettiamo un po' da parte, soprattutto dopo 2 anni di pandemia, ciò che può essere l'agone politico, e miriamo un po' di più alla salute dei cittadini, quindi tutti insieme cerchiamo di fare squadra e di portare a termine i risultati che rimangono nei prossimi 2, 5, 10 anni vedremo, lo sapete tutti, li ho elencati prima, sono il fatto che dopo gennaio il pronto soccorso di Fournier possa essere ulteriormente aumentato di importanza, di ore, insomma, che si continui a fare questa battaglia, il nuovo ospedale del Canavese, di tutto il Canavese, penso alla risonanza magnetica, insomma, per l'ospedale di Ivrea e tutto ciò che manca per questo territorio. Castellamonte, a breve il presidente Cirio ha anticipato che faremo un evento anche a Castellamonte per spiegare nei minimi dettagli quello che anche sarà la programmazione per i luoghi dell'ospedale di Castellamonte, ciò che verrà ulteriormente implementato in questi locali. Quindi questo spero di aver fatto un intervento proattivo per abbassare i toni, e con ciò ripeto, apprezzo il lavoro di tutti, anche delle minoranze, quello è chiaro, ho fatto anch'io politica e minoranza, quindi capisco benissimo l'attività che provo a fare anche quando si è seduti nei banchi dell'opposizione, però spero veramente fra un po' di mesi, dopo i futuri incontri che faremo sul territorio, ripeto, per Castellamonte e per la localizzazione del nuovo ospedale del Canavese, che si possa andare tutti uniti per avere una sanità territoriale ancora più fruibile per tutta la nostra popolazione canavesana. Grazie. A parte la politica, tutti insieme per trovare altri risultati. La bacchetta magica non ce l'ha il dottor Scarpetta, ma non ce l'ha neanche la regione, perché la sanità è un male che non è da oggi o prima, o durante la pandemia, anni e anni addietro. E Fournier, il direttore sanitario lo sa bene, è sempre stato sacrificato a qualsiasi iniziativa, sempre stato sacrificato. Vedo il consigliere Cavallo che mi dà atto. È vero, consigliere Cavallo, con le battaglie che lei ha fatto precedentemente per i punti di nascita, ad oggi, e non solo le portonascite, non solo. Oggi dobbiamo mettere la prima pietra per una ripartenza della situazione sanitaria di Fournier, ma io dico del Canavese, perché abbiamo bisogno di questa struttura. Non tanto per dire abbiamo un pronto soccorso, perché funzioni tutto quello che c'è all'interno. Abbiamo bisogno di ambulatori, abbiamo bisogno di medici. Purtroppo la situazione dei medici, io penso che, stando a quello che ho visto, ci andrà un 7-8-10 anni prima che venga stabilizzata, ritornare a pre-COVID, ma sicuramente non avremo la situazione sotto controllo da subito, però con l'impegno di tutti, ma specialmente di tutte le amministrazioni, e di spiegare bene che il PP non è un pronto soccorso, ma è un primo punto di riferimento quando qualcuno non si sente bene, ma la volontà mia, ma penso di tutti quanti, ogni volta che qualcuno non sta bene di chiamare il 118, perché sono persone specifiche per dare le disposizioni, se andare direttamente da solo all'ospedale, se prendo un'ambulanza o quant'altro, perché presentarsi per un mal di stomaco o qualcosa all'ospedale non si sa cosa che ha, giustamente metteremo in difficoltà anche la struttura che ti deve curare. Oggi bisogna avere ancora un po' di pazienza, perché sicuramente ci sarà del lavoro da fare per avere un pronto soccorso degno del nome pronto soccorso con tutte le caratteristiche, ma oggi piuttosto che niente, ma piuttosto partiamo da questo tutti insieme. Come dicevo prima, lasciamo perdere tutte le polemiche che ci sono state, perché ogni persona che ha messo qualcosa l'ha messo in positivo. Poi ci sono anche le critiche che sento, io le vedo sui social, le sento tutti i giorni, ma signori, se ognuno si mette sempre a criticare qualsiasi cosa, piccola o grossa che sia, che si fa per il paese, io dico, qualcuno dovrebbe vergognarsi. Ma vergognarsi proprio, perché criticare quando si fa un punto di primo intervento, sacrificando anche chi va a disporre delle situazioni interne, perché sicuramente si mette in condizione anche di rischio della professionalità di chi va a operare all'interno di queste strutture. Quello bisogna che tutti lo capiscono. Ora diamo un buon segnale di recepire che questa situazione va presa, sicuramente con le molle, ma va messa in condizione che deve progredire e dare dei risultati in futuro. Pensiamo che domani sia tutto risolto, no, il lavoro è lungo, lungo,
lungo per arrivare a dare le risposte giuste che tutti si aspettano. Ma non se l'aspettano solo l'amministrazione, se l'aspettano 185.000 cittadini del Canavese. Questo è il mio impegno personale che metto a portare di qua fino a quando mi dura la legislatura, ma anche dopo di metterci la faccia, come la metto tutti i giorni, affinché vengano dati sempre più risultati in quanto riguarda la nostra sanità. Vi ringrazio tutti, perdonatemi per qualche agitazione, però abbiamo una partenza, viviamola da partenza, non viviamola già da fine. Grazie. Buonasera, grazie a tutti, grazie dell'invito, ma io ho partecipato volentieri. Primo intervento all'esterno, sono entrata in consiglio comunale regionale la scorsa settimana, sono entrata al consigliere Grimaldi. Tra i tanti impegni che mi ha in qualche modo lasciato c'è anche il suo lavoro fatto in questi tre anni insieme a tanti consiglieri che qui ovviamente sono intervenuti rispetto a questa vicenda che vi ha coinvolto dal 2020, da come ho visto dai documenti e dalle carte, con interrogazioni, come sua azione che un consigliere regionale sia di opposizione che di maggioranza giustamente deve fare per rispondere alle istanze dei cittadini, alle raccolte firme, alle mobilitazioni, alle segnalazioni da parte delle amministrazioni. Ecco, la mia presenza qui questa sera è per testimoniare la raccolta di un testimone, quindi un impegno che mi prendo. Ovviamente c'è la soddisfazione per l'annuncio che è stato dato, quindi per questa prima risposta al territorio, dopo oltre due anni, da come ho letto, con questo nuovo servizio che aprirà da gennaio, c'è ovviamente da parte nostra, come è giusto il nostro ruolo in Consiglio regionale, ancor più quando si è all'opposizione, perché si ha una responsabilità in più da questo punto di vista di monitoraggio e di attenzione, di verificare l'andamento di questo progetto, di capire fino a che punto è nelle condizioni di rispondere alle istanze dell'amministrazione comunale, ma soprattutto dei cittadini, e di fare il possibile nella nostra azione in Consiglio per implementarlo e davvero mi sembra di portarlo però a una soluzione che non è quella iniziale, di cui siamo soddisfatti, ma che deve essere una soluzione più piena sia di orario che di contenuti che di servizi ai cittadini. Devo anche dire in chiusura che certamente non ci entusiasma, non ci piace il ricorso a personale a esternalizzazione, a personale privato. Sappiamo benissimo, leggiamo i giornali, conosciamo le carenze di personale, di medici, questa situazione ormai strutturale, no? Ma appunto dicevano giustamente i colleghi, non è il momento di adesso fare un'analisi della crisi della sanità pubblica, ma sicuramente vogliamo esprimere questa insoddisfazione, quindi l'auspicio che si faccia il possibile, come peraltro qualche ASL torinese sta facendo, riaprendo banche, riaprendo assunzioni di personale medico, e quindi si faccia il possibile per andare in quella direzione, per ripristinare quindi un servizio che sia internalizzato e che veda un pieno protagonismo da parte delle ASL e un ricorso al privato che sia davvero residuale solo su servizi complementari e non quelli centrali come un servizio di emergenza rappresenta, come peraltro anche la legge regionale indica, perché appunto la legge regionale indica una piena titolarità del pubblico nella gestione dei servizi di emergenza. Ecco, quindi solo per dire che ci siamo e sicuramente il vostro impegno in tutta questa comunità ha portato dei risultati e dovete esserne fieri. Grazie Sindaco e buonasera a tutti. Io sono contenta di essere qui con voi e ringrazio l'amministrazione per questa grande opportunità che è stata data, ossia quella di convocare un consiglio comunale aperto che permette a tutti di intervenire e di ascoltare. Devo dire cosa non così abituale, io vivo molto in territorio e mi rendo ben conto di queste situazioni. L'altro aspetto importante che rimarco prima di andare dritta al problema è che ho seguito la vicenda dell'ospedale di Pogne, tenendomi anche in contatto con gli amministratori del territorio, con l'amministrazione di Pogne, ci sono anche sindaci e consiglieri comunali, e ho apprezzato l'istituzionalità che è stata utilizzata dall'amministrazione comunale nel muoversi, il fatto comunque di voler anche lavorare con gli altri sindaci, rendendosi ben conto che l'ospedale di Pogne è un ospedale
di comunità e non soltanto di Cornier, questo è un tema molto importante. Possiamo dire che il pronto soccorso è stato chiuso per Covid, no, c'è stato anche il direttore generale, tra l'altro, che è qui. Diciamo che c'è stato questo passo che certamente ha preoccupato. Io, oltre ad essere una parlamentare, sono ancora consigliera comunale a Giaveno e sono stata sindaco di Giaveno per 10 anni e ho vissuto quello che voi state vivendo oggi. Il mio ospedale, l'ospedale di Giaveno, oggi è una struttura sanitaria territoriale, quindi abbiamo un punto di primo intervento e non dobbiamo nasconderci che un punto di primo intervento è debole rispetto a un pronto soccorso. Un punto di primo intervento viene chiuso e riaperto. Durante il Covid il punto di primo intervento di Giaveno è stato chiuso e poi riaperto e poi richiuso e poi riaperto. Che cosa mi preoccupa? Mi preoccupa che c'è bisogno di stabilità e di continuità. Mi preoccupa pensare che i territori non abbiano certezze. È molto semplice vivere a Torino, è molto difficile vivere in periferia. Noi siamo la periferia. Ci sono le periferie di Torino e ci sono le periferie dei territori. Noi siamo periferia e abbiamo molti problemi. E mi dico abbiamo perché io vivo le stesse cose vostre, vivo in montagna. In montagna è più difficile raggiungere i servizi, è più difficile perché manca il trasporto pubblico locale, perché è carente, perché la popolazione è più anziana e quindi servono certezze. E allora, anche avendo ascoltato gli interventi fatti prima dai consiglieri regionali, io credo che su un tema importante come quello della sanità debbano essere date delle certezze, debba essere data continuità. Questo spetta ai cittadini, è una forma di rispetto questa che deve essere data ai cittadini. Le riaperture e le chiusure penalizzano sicuramente tanto, i cittadini di questo territorio hanno bisogno di sapere che cosa hanno oggi e che cosa avranno domani, che vengano rispettate le date, che se c'è una promessa di un'apertura di un pronto soccorso, questo pronto soccorso venga restituito al territorio, che ci sia un piano organico della sanità su tutto questo territorio, comprendendo anche definitivamente una decisione sulla localizzazione del nuovo ospedale di Ivrea. Questo è quello che, a mio parere, i cittadini, le amministrazioni, la politica deve chiedere alla Regione Piemonte. Non sto criticando la Regione, sto dicendo che serve questo. Sono stata anch'io consigliere regionale, io so bene, benissimo, che far parte di una maggioranza a volte porta anche ad avere un imbarazzo, perché ci sono delle scelte che vengono prese, trovarsi in questi contesti poi è difficile e complicato, ma forse proprio perché io da sindaco allora ho visto il mio ospedale indebolirsi e ridursi, ecco, oggi mi sento di fare questo tipo di intervento, mi sento di dire non alzando i toni, ma con la permessa istituzionale utilizzata dal sindaco, chiedere ciò che serve alla popolazione. Chi può farlo? Innanzitutto il sindaco, l'amministrazione, perché è lei il riferimento dei cittadini. Quindi bisogna osare chiedere, perché la salute è un bene che è irrinunciabile, deve essere difesa in tutti i modi. Durante la pandemia si sono create le liste d'attesa. Quando verranno risolte? Mancano i medici. Sono troppi i problemi che devono essere affrontati e a questi troppi problemi non possono aggiungersi le chiusure. Bisogna riuscire a dare un certo tipo di stabilità e poi dopo forse si prenderanno delle decisioni. Sono preoccupata, sì, io sono preoccupata perché nel mio territorio deve essere aperto un ospedale di comunità e oggi ho letto che il governo ragionerà anche su queste aperture relative all'ospedale di comunità e quindi io già mi preoccupo per questo, perché mi rendo conto che ci sono diversi livelli, c'è quello regionale che prenderà le decisioni e poi ci sarà quello statale che prenderà delle altre decisioni e in mezzo a tutto questo ci danno i sindaci, ci stanno i sindaci che devono dare le risposte e ovviamente ci stanno i cittadini che si aspettano di avere dei servizi. A
Allora, i soldi, le risorse pubbliche devono essere ben spesi, senza alzare i toni, però bisogna saper chiedere. Perché prima c'è il tema della sanità e poi verrà tutto il resto. Ci sono, a mio parere, dei diritti che in qualche modo devono avere delle risposte, sempre ovviamente tenendo conto del buon senso, ma sapendo che questi sono momenti difficili. Grazie. Allora, io cercherò di essere breve e anche a costo di essere un po' scontato o troppo stringente. Però 15 interventi mi pare che sia necessario, no, a muoverci in questo modo qua, se no andiamo a notte fonda. Bene questo consiglio comunale aperto, perché su questi temi credo che dovremmo farne anche molti, specialmente in questo territorio, anche magari sui temi socio-assistenziali, non solo diciamo medici, ma anche perché i sindaci, lo diciamo sempre troppo poco, sono i garanti della salute del proprio territorio, e la tutela della salute in un paese è sintomo di civiltà o meno. Questo è un punto sul quale è meglio essere molto chiari. Ora, qui si è parlato molto fin dall'inizio della questione del pronto soccorso. Bene, apprendiamo che non si è aperto un pronto soccorso, si è aperto un punto di soccorso, che è un'altra cosa. Prima avevamo il pronto soccorso, H24 con tutti i limiti che c'erano, è un'altra cosa. Poi dico a Fabio, va bene, no? La critica, ma il diritto di critica meno male che c'è. Perché se qui non si può più criticare, comincio a preoccuparmi. L'importante è che la critica sia costruttiva, che non sia una, anzi, sulla critica poi si costruiscono le azioni, no? Non è che se uno critica sbaglia, ma è criticato. È normale, no, è normale, è normale. No, è normale, lo ripeto, è normale, in democrazia. Da un'altra parte non so. Allora io vorrei inquadrare il mio ragionamento su un altro punto, che credo abbia toccato la deputata, non so bene, no? L'ospedale di Quartier e la città di Quartier sono al centro di un territorio montano, collinare, e l'ospedale di Quartier deve essere un riferimento, un punto di riferimento per la tutela della salute delle persone che stanno in montagna. La famosa medicina di montagna, no? Che tanto se ne parla tanto, no? Non si capisce bene, no? Ci sono gli ospedali di montagna, pare che siano tutelati da una legge addirittura nazionale, dopodiché non si riesce mai a capire bene quali sono le reali funzioni degli ospedali di montagna. A che cosa realmente servono? Non si sa, vero? E questo è un problema molto serio per questo territorio. Perché? Perché noi abbiamo la città di Quartier, Castellamonte e Rivarolo, ma abbiamo tutte queste valli con i piccoli e micro comuni, dove se ad un certo punto le persone che vanno ad abitarci, perché qualcuno potrebbe anche tornare ad abitarci, non hanno una garanzia di tutela sulla salute, sui trasporti, sui servizi principali, se ne vanno. Se ne vanno. E questa montagna, come diceva Nutrolevi, alla fine ci crollerà sulla testa, in parte si sta crollando adesso. E la tutela della salute è uno dei primi e più importanti ragionamenti che dobbiamo fare. Questo lo dico perché io non sono pessimista, perché il territorio del Canavese, queste valli qua sono un problema, ma in generale non è che non ha dei presidi ospedalieri abbastanza vicini. Abbiamo Cirié, abbiamo Chivasso, io non so se l'ospedale di Ivrea sarà mai fatto il dottor Bira, perché mi spiegherà, io dubito molto che questa cosa andrà avanti. In ogni caso bisogna sapere che un ospedale dalla progettazione alla sua passano 10 anni, non è vero, 10 anni. Quello di Verdun 20 anni, e si è aperto solo perché c'era il Covid, no? Ma quindi è una discussione molto complessa anche da questo punto di vista. Ma proprio per questo ragionamento, ma poi abbiamo San Giovanni Bosco che è ospedale di riferimento, ma proprio per questo ragionamento, secondo me, l'ospedale di Quartier Ginetta Centrale come ospedale di montagna di primo servizio, con tutta una serie di servizi a partire dal pronto soccorso. Però
qui ci sono dei dottori che me lo sanno spiegare meglio di me. Un pronto soccorso H24 con determinate funzioni ha bisogno attorno non solo della chirurgia, che c'è sempre, della geriatria e della lungodegenerazione, ha bisogno di una serie di servizi di specializzazione, perché altrimenti come si fa? Questo è il punto e questa è la battaglia che noi dobbiamo costruire. Altrimenti guardate che il rischio reale è che questo resti, che questo non sia il punto di partenza, che questo sia il punto finale. Poi è chiaro che noi siamo qui per dire che non va bene così, ma ci mancherebbe, però attenzione, siamo bene le antenne, perché io in situazioni di questo genere, la deputata di Giaveno ha fatto un ragionamento che va in questo senso. Perché dico questo? Perché nelle slide che ha proiettato mancano 130 medici. 172. Non so se è chiaro il ragionamento. Allora, è evidente che io non lo so se i meccanismi dell'utilizzo del privato, non voglio entrare in questioni molto tecniche. Dico solo, o noi abbiamo il personale che fa funzionare la macchina, oppure la macchina non parte. È vero che nelle fabbriche meccaniche ci sono i robot che funzionano, non mi risulta ancora che nella medicina i robot abbiano... Ma già bene. Da questo punto di vista è chiaro che qui si possono anche fare sperimentazioni, perché la telemedicina non è un'entità astratta, però io non l'ho ancora vista funzionare nelle nostre mani, eppure dovrebbe essere un punto centrale, molto importante. Partiamo da un ragionamento che vada in quella direzione. Ecco, io ho voluto fare brevemente questi ragionamenti, perché secondo me, guardate che io non voglio privato, pubblico, no, è un discorso complesso. Però è vero che in Italia il sistema sanitario nazionale è un punto importante, è uno, ma ancora oggi, insomma, la medicina italiana, se questo servizio è tra i primi al mondo. Però ci dobbiamo ricordare una cosa, perché si vuole ritornare lì. Perché si fece il servizio sanitario nazionale? Perché le mutue, perché allora erano tutti in deficit, tremendamente in deficit, molto in deficit. E allora si pensò che era meglio, allora c'era la coperta, era larga, e si costruì questa, che è un punto molto importante. Oggi è a rischio. E guardate che, come diceva lui, ci sono le case di comunità e gli ospedali di comunità. Si può ragionare in questo senso. Ma le case di comunità sono, secondo me, poi chissà chi è più tecnico mi può correggere, il ragionamento più importante per la medicina di base. Questo è il punto. Guardate che se non si riesce a far funzionare le case di comunità, io penso che i medici di base, come li abbiamo conosciuti, non ci saranno più. E l'alternativa è un percorso sul privato, perché è così, Allora, le amministrazioni comunali, noi su questo dobbiamo fare una pressione, perché guardate, io quando, adesso faccio, ma ogni tanto vado alle riunioni dove è andata la sindaca, ma quelle riunioni lì non sono riunioni di contrattazione, sono riunioni di informazione, nel 90% dei casi, non è che lì che si contratta, loro vengono, ci spiegano e noi, no, lì c'è un'informazione su dove si va e noi facciamo degli... Questo è un punto sul quale bisogna cercare di ragionarci meglio e aiutare. Quindi io ho finito. Dico che è un'opportunità se tutto il territorio si muove insieme alla sindaca e all'amministrazione di Livorno, perché qui dobbiamo fare massa. Io ho finito, ma voglio dire, uno dei limiti a questo territorio è la difficoltà di fare sistema, di fare gruppo. Noi fatichiamo enormemente ad andare in quella direzione. Allora io credo che su un tema fondamentale come la difesa della struttura dell'ospedale di montagna, come ho detto prima, si debba fare una grande battaglia di civiltà, senza forzature eccessive. Io non sono d'accordo senza forzature eccessive, però attenzione, senza andare troppo per la lunga, perché se andiamo per la lunga, come diceva Kennedy, siamo tutti morti alla lunga. Quindi qui bisogna stringere i tempi e su questo ci giochiamo anche una parte del futuro di questo territorio. Perché quando uno viene a investire in un territorio, guarda anche come stanno la salute, la tutela, le strade,
E quindi noi su questi temi ci occupiamo il futuro di un territorio che regge ancora nonostante tutto, ma che su un tema come questo non può sicuramente arretrare. Ringrazio il sindaco, ringrazio il consiglio comunale e volevo fare però un ragionamento che forse va al contrario di quello che ho sentito dire fino adesso, perché tutti quanti state parlando di un punto di partenza e che tutti quanti vi farete garanti di questo punto di partenza che diventi sempre di più. Quello che mi piacerebbe che invece riuscissimo tutti a capire è che serve che facciamo tutti da garanti sulla sicurezza. Io tutta la serata non ho sentito parlare di sicurezza. Sicurezza degli operatori e sicurezza dell'utenza. Questo perché? E correggetemi se sbaglio, l'altro giorno la presentazione che è stata figlia di questa convocazione, nessuno se lo può nascondere, è stato presentato il punto di primo intervento, ma è stato presentato in maniera estemporanea. Non c'era dietro una programmazione. L'esempio classico di questa cosa qui è stato che quando Musso ha chiesto se l'ambulanza di rianimazione notturna sarà la stessa di Castellamonte, l'assessore stesso è rimasto un attimo in impasse, perché non sapeva se dire sì o no. Perché stiamo lavorando su quel progetto, cioè ci lavoreremo nei prossimi giorni probabilmente, ci stiamo lavorando da qui in avanti e quello che dobbiamo tutti renderci conto è del fatto che mancano i medici, mancano gli infermieri, perché quando si dice che i medici e gli infermieri sono stati spostati, no, i medici e gli infermieri sono andati in pensione, i medici e gli infermieri non ci sono più. Gli infermieri sono stati contattati nella giornata odierna per parlare, per capire se avevano ancora interesse a lavorare in quel pronto soccorso che oggi si chiamerà appunto di primo intervento, ma stiamo parlando di 8 persone in un organico che per poterlo garantire per 12 ore, 7 giorni per settimana dovrebbe avere 9 persone e mezza. Scusate se io in questo caso faccio dei tatticismi, ma è la mia categoria, cioè la categoria che io seguo, ed è quello, sono i numeri, questi qua sono i numeri che servono, ma se li usiamo prendendoli dagli altri reparti, sguarniamo gli altri reparti, non è che abbiamo, cioè sono sempre il gioco del 15, dove c'è sempre un buco vuoto. Se noi non facciamo tutto un ragionamento consapevoli del fatto che i medici per almeno una decina di anni non saranno sufficienti a coprire tutte le necessità regionali, lasciamo perdere le nazionali, parliamo della regione Piemonte, di quelle regionali, Cornier purtroppo, così come Lanza, così come Ivrea, avranno un grosso problema, che la gente non ci viene a lavorare, nonostante che questa persona che è qua sopra davanti possa bandire tutti i bandi di concorso per assumere, bandi di assunzione in qualsiasi maniera, neanche più pagandoli tanto, perché alla fine sono sempre gli stessi quelli che vengono. Allora, quello che io dico è che la sicurezza la si fa nel momento in cui io posso andare in un punto di primo intervento o un pronto soccorso e lì trovo la risposta a quello che ho. Parliamoci chiaro, tutti noi quando andiamo in un pronto soccorso siamo convintissimi di essere moribondi, perché se no non andremo in pronto soccorso. Andremo in farmacia, chiediamo la tachipirina al farmacista e voilà. Nel momento in cui ci richiama al pronto soccorso, noi stiamo male. Non sappiamo se è un codice bianco, verde, giallo, rosso, a meno che non siamo sventrati. Ma in quel momento lì abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia la cura. Ecco, a me sorge un dubbio. Nel momento in cui qua copriamo solo codici bianchi e verdi, se io fossi un abitante di Ivrea e vado in Ivrea in pronto soccorso e mi triagiano e mi dicono che io sono un codice verde, io dico va bene, grazie, me ne vado perché ci vanno 5-6 ore per passare. Vengo a Cornier, in 448 divento il primo della lista. Ecco, queste cose qua vi chiedo la cortesia di ragionarci sopra. Buonasera, grazie per l'invito. Questi mesi ci siamo sentiti con l'amministrazione comunale, che ringrazio perché appunto
c'era la volontà da parte di tutti di aprire appunto il pronto soccorso e la garanzia che era stata chiesta da questa parte anche nei confronti dell'amministrazione in sinergia era un po' quella di dire apriamo in sicurezza. Il collega che mi ha preceduto ha fatto un intervento insomma impeccabile, ha detto quello che noi tutti quanti volevamo sentire questa sera, che è un po' il discorso della sicurezza. Perché, come ho anche detto nell'ultimo incontro quando era presente il municipio, a noi non preoccupa tanto la gestione del 118, ma preoccupa un po' il fatto che i cittadini, per quanto possa essere fatta una campagna di sensibilizzazione da parte diciamo, anche dell'amministrazione comunale e varie appunto, istituzioni, ci preoccupa il cittadino che a piedi, come già veniva in passato, perché non è che quando il pronto soccorso 24 ore all'aperto, i colleghi ci raccontavano, è arrivato l'infartuato, appunto che arrivava con la sua auto e quindi chiaramente arrivava lì e poi veniva stabilizzato e portato in altri non so come. Come ci preoccupa anche la questione legata al fatto che il pronto soccorso di Ivrea possa avere un sovraccarico di lavoro, perché il pronto soccorso di Ivrea non si trova in una situazione proprio brillante. Per fortuna adesso abbiamo un direttore di struttura complessa, con dare atto che questa direzione ha fatto una direzione di complessa sia per Cile che per Ivrea, perché era una questione folle quella di avere un'unica direzione di struttura per tutta la Torino 4. Voglio dire, questo è stato fatto. Però su Ivrea questo potrebbe andare a impattare, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei trasporti. Bisogna avere una macchina impeccabile, perché all'interno dell'unità che si serviranno appunto il primo intervento ci deve essere anche un numero di personale destinato al trasporto dei pazienti che appunto andranno da un ospedale all'altro. Detto questo, è sempre un piacere parlare di sanità. Credo che si debba parlare di sanità sempre di più. Siamo stati in piazza qualche giorno fa, Piazza del Popolo, insieme al CDU di Cesare Guida, proprio a ricordare alla politica, visto che a breve ci sarà anche la legge di bilancio, quanto sia importante parlare di sanità pubblica, aggiungo, e concedetemi, questo concedetemelo, anche perché credo che sia stata una campagna elettorale questa non proprio bellissima, dove di sanità abbiamo sentito parlare veramente poco. E credo che come operatore stesso parlo, come operatore sanitario, questo forse non ci meritavamo. Perché dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di abbiamo sofferto abbastanza anche dal punto di vista umano, questo è onestamente ci aspettavamo un'attenzione maggiore nei confronti della sanità, questo lo dico chiaramente, come anche non condivido quello che, almeno non condivido dal punto di vista ideologico quello che ha detto il presidente Cirio, il fatto che ogni cittadino deve avere la stessa sanità, purtroppo non è così, perché chi abita a Bologna non ha la stessa sanità di Torino, non ti raccontiamo cavolari, non dato di fatto. E io, come ho già detto, ribadisco stasera alla direttore generale, chiediamo appunto un incontro adesso per fare un tavolo con l'azienda, perché vogliamo capire un attimino quali sono gli aspetti anche legati alla sicurezza per quelle che sia appunto come diceva, quali saranno i locali destinati appunto al primo intervento, per fare una valutazione anche ai nostri responsabili di sicurezza del lavoratorio, responsabili di servizi di prevenzione e protezione, perché comunque il Covid non è scomparso, quindi ci devono essere anche i percorsi separati, tutto dovrà essere valutato attentamente. Il vostro obiettivo, ovviamente, è quello politico di dare un servizio ai cittadini, farlo in sicurezza, e non solo obiettivo quello di sì, anche nei confronti dei cittadini, abbiamo un obbligo più nei confronti degli operatori sanitari. Operatori sanitari che non dimentichiamoci, con questo concludo, che in questi 2 anni, l'ho detto anche l'altro giorno, sono stati un po' presi in balia degli eventi, no? Nel senso, eventi che sono arrivati in realtà al Covid, dove ho passato serate intere a ascoltare anche le telefonate dei colleghi che piangevano tranquillamente proprio perché comunque si sentivano, noi a volte ci dimentichiamo che dietro le professioni si sono divise, ci sono anche i lati umani. Quindi i colleghi dopo la chiusura del pronto soccorso si sono trovati in una situazione dove i dubbi erano tanti, cosa che avrebbero fatto, poi i colleghi hanno iniziato nuovi percorsi professionali, chi ha intrapreso corsi magari di famiglia e comunità, chi ha intrapreso lavorare in animazione, ad esempio noi abbiamo diversi infermieri di animazione in Brianza, qualcuno prima li aveva fuori dati, ma noi possiamo permetterci di spostare ad esempio dalla reanimazione di Brea gli infermieri alla vigilia, mi auguro che questo venga ben presto, visto che sono anche ritardi legati al piano alcuni, in apertura di terapia intensiva con quella di Brea con 20 posti letto. Questi discorsi vanno affrontati e li affronteremo sicuramente con la direzione, auspico tutto a breve. Un'altra nota, quello che ha detto Sergio è importantissimo, perché la questione legata alla carenza dei medici, se ne parla, lo sentiamo spesso, che in parte però viene compensata
da queste, diciamo, da questa gestione folle, io dico, delle cooperative con prezzi stratosferici che ormai hanno trovato un sistema che è diventato ingestibile. Su questo la politica deve intervenire, perché altrimenti di questo passo non riusciremo più a reggere, ed è chiaro che tutto si porterà, andrà verso il privato. Però anche gli infermieri mancano. I dati dell'Agenas ci dicono che in Italia abbiamo un rapporto 7,8 infermieri per ogni 1000 abitanti contro i 18 della Svizzera, contro i 14 della Germania, e soprattutto per le realtà come Cognetti, cioè le realtà come ad esempio Lazio, ospedali di questo tipo, va pensato in un'ottica a lungo termine, un discorso di lungimiranza, per dire come possiamo fare per attrarre queste professionalità, perché tra un po' non troveremo non solo sui medici, ma anche gli infermieri, magari anche gli OSS, perché uno o è nato nella zona in cui ci vive, ci abita, o altrimenti se c'è un discorso non solo più economico, ma anche un discorso di crescita professionale. Chiaramente non tutti gli ospedali hanno le stesse opportunità di crescita professionale, o magari possono avere altri ospedali di Torino. Ancora un ringraziamento, perché credo che sia importante, appunto, come dicevo prima, a volte i comuni si nascondono un po' dietro alla questione che è la sanità di competenza regionale. Io invece credo che quello che è stato fatto, per questo che ringrazio, è un aspetto molto importante, perché i comuni devono parlare di sanità, e quindi, anzi, vi chiedo di tornare a parlare di sanità, di organizzare strade come queste che sono state molto interessanti. Grazie. Grazie a tutti. In primo luogo l'orientamento, tanto per sintetizzare, al principio e alla fine di quello che dirò è: vogliamoci bene. E l'altra constatazione, che si fa molto prima a tagliare i servizi che a ripristinarli, come la chiaroveglia ci insegna. Un altro aspetto, diciamo, di fondo strutturale è il fatto che l'ASL, ahimè, nonostante i 150 stipendi medici che non vengono pagati perché mancano i medici, ha comunque un bilancio molto critico. Io ho lavorato per 4 anni nell'ex ASL 41 Caluso, dove c'era un servizio di emergenza di base aperto H24, affiancato da un'ambulanza solo con i portantini, un vecchio Fiat 238, come si ricorda, e all'epoca ho potuto constatare il tipo di domanda che si rivolge ai servizi di emergenza, che avevo già frequentato durante gli anni di tirocinio al Dea del Movimento. Già oggi i dipartimenti di emergenza, di CVE e di IVREA, presentano notevoli criticità. Noi ogni seduta di ambulatorio che facciamo è come, immaginate, tenessimo aperto un gazebo e sentiamo le esperienze quotidiane delle persone che si rivolgono a questi servizi e del terrore che molti di loro hanno di aver bisogno di rivolgersi al pronto soccorso. Perché sicuramente gli incredibili tempi di attesa che vengono imposti fungono da deterrente per pensare di rivolgersi al pronto soccorso. Un altro problema vivo, di cui avevo avuto occasione di parlare con il dottor Francese, che era l'ex responsabile dell'IDEA, era che ovviamente c'è un gap fra l'emergenza clinica propria e l'emergenza di tipo assistenziale, che significa la propria parte di autonomia. Una coppia dove un coniuge caregiver dell'altro, quello più abile si rompe un femore, l'altra persona deteriorata mentalmente di colpo si trova sguarnita di assistenza, spesso viene accompagnato in pronto soccorso, spesso attende 3-4 giorni in barella prima che riaprano gli uffici dell'ASL per fargli trovare una collocazione in un RSA. Anche l'assistenza nell'RSA è diventata critica, perché con l'emergenza Covid c'è stato una specie di saccheggio, volente o volente, del personale infermieristico che è stato drenato dall'RSA verso l'ospedale. L'emergenza è quella dei reparti Covid, attualmente questi reparti
non risultano più in funzione, ma il personale non ha più fatto rientro nelle SA, dove ci sono stati grossi problemi di copertura del servizio infermieristico. Parlo di strutture che conosco, che frequento come medico, dove per il estivo è mancato l'infermiere per alcuni giorni consecutivi e le terapie venivano distribuite dagli ospedali, non sono professionalmente autorizzati a farlo. Io ricordo, vedo qua che c'è Vacca Cavalotte, più di 10 anni fa eravamo stati convocati con un gruppo di medici, l'Equipuno è composto da una 20 di medici che operano a Quarnier e nella parte diciamo, dell'Alto Canadese. Abbiamo anche tra i nostri membri il dottor Rostrano, che è il sindaco di Rivarolo. Ebbene, all'epoca avevamo affrontato una proposta fatta dal sindaco, dal loro sindaco, di fare un ambulatorio di medici presso il locale di Gelsa Salesiani, che consentisse di lavorare in vicinanza col proprio soccorso, proprio per garantire 12 ore al giorno che avrebbero dovuto, per loro natura, affrontare e selezionare tutti i codici bianchi e verdi che, a sentire il Presidente della Regione Piemonte, sarebbero gli unici cui è rivolto l'attuale servizio a rangi ridotti, a tempi ridotti del punto di primo soccorso. Ricordiamo anche come circa 5 anni fa, all'epoca assessore della sanità era Saitta, è stata aperta a Castellamonte la prima casa della salute con un progetto definito sperimentale, che è rimasto tuttora sperimentale, e a una nostra domanda alla buon'anima dottoressa Mortoni di quando sarebbe finita la sperimentazione, ci aveva comunicato che non era prevista fine della sperimentazione. La peculiarità di questa casa della salute è che i medici venivano retribuiti 50 euro l'ora, si trattava prevalentemente di medici di Castellamonte, e il modello di funzionamento era quello di controllare alcune patologie croniche in modo diciamo più agevolato e più supportato rispetto a quello che comunque tutti i medici fanno ordinariamente nei loro studi. Noi avevamo chiesto anche con un gruppo di medici di intravedere delle modalità ulteriori per fornire una copertura diurna nei confronti dei codici bianchi e verdi, che comunque rappresentano piccole emergenze, ricordando anche come la percezione individuale dell'emergenza ha una variabilità soggettiva e la soglia di ricorso alle cure è molto variabile soggettivamente, per cui alcuni problemi che iniziano come bianchi o vengono percepiti come bianchi o verdi in realtà nascondono patologie molto più impegnative che richiedono diciamo un approfondimento. Dal 2022 si prevede anche il codice azzurro, che non è stato citato, che è quello diciamo in cui è concesso un tempo di attesa di 1 ora e una rivalutazione a breve da parte del servizio di primo intervento. Qualche anno fa erano stati attivati degli ambulatori accanto ai dipartimenti di emergenza con dei medici di medicina generale che affrontavano diciamo, i cosiddetti codici bianchi dopo il triage infermieristico bianchi e verdi. Non ho idea del tipo di risposta e di efficacia di questo tipo di ambulatorio, però io mi chiedo che se una casa della salute che accetti anche di filtrare questa domanda emergente potendo usufruire delle cartelle cliniche in rete dei medici di famiglia possa abbattere la quota di questi codici che pervengono al pronto soccorso,
fornendo, diciamo, un primo inquadramento e selezionando soprattutto quelli che non sono codici bianchi e verdi alla, in prima battuta. Ovviamente c'è un problema di educazione della popolazione. Noi sappiamo come per molte persone il pronto soccorso IDEA hanno rappresentato delle risposte a una fretta soggettiva di ottenere una prestazione, e mentre no, il loro scopo non è certamente quello. La domanda sanitaria va governata, va filtrata, va educata, è proprio a tutela di chi effettivamente ha bisogno. Un punto critico è quello che mi veniva riferito anche da alcuni infermieri dell'ospedale, è come si fa a chiudere alle 20 il servizio, perché ovviamente alcuni codici, alcune persone rimangono in attesa e quindi sarà un problema definire cosa si fa di queste persone in coda, in attesa o che attendono degli esiti di laboratorio. Due ultime considerazioni. La carenza di medici che vogliono dedicarsi all'emergenza urgenza è strutturale, è un problema di vocazione, è un problema legato al fatto che è impensabile dedicare tutta la propria vita professionale in questo comparto. Tant'è che per altre specialità, tipo otorinolaringoiatria, ginecologia, le vocazioni sono il doppio o il triplo dei posti disponibili, mentre rispetto all'offerta di specialità di emergenza urgenza la risposta di medici è circa della metà dei posti disponibili. Probabilmente occorre, come dire, tararci meglio sulla realtà. La Regione Piemonte già dal 2019 ha attivato un corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità al servizio 218, aperto ai medici abilitati, semplicemente. E questo prevede un corso di durata di 444 ore, diciamo 3 mesi. Io credo che nell'ambito del corso di formazione della medicina generale, tutti i medici delle cure primarie debbano essere in grado di fornire prestazioni di primo livello per quanto attiene le piccole emergenze. Da me arriva gente in ambulatorio che dopo 3 ore che attende al DEA, perché occorre ricevere 2 o 3 punti di sutura, vengono da me e si fanno 2 o 3 punti. Io credo che tutti i medici debbano essere in grado di suturare piccole ferite e quindi essere anche attrezzati a farlo. Ovviamente in una struttura aperta H12 e quindi vicariandosi uno con l'altro, questo tipo di domanda frequente potrebbe essere soddisfatta. Un ultimo aspetto che dobbiamo dirci è il fatto che la specialità di emergenza-urgenza non ha uno sbocco privatistico. Quindi ovviamente ogni medico preferisce fare l'otorinolaringoiatra, il chirurgo, l'ortopedico piuttosto. E comunque è un comparto, quello dell'emergenza, per chi lo ha vissuto, che è impensabile duri oltre qualche anno, 5-10 anni, dal proprio inizio della vita professionale. Perché si agisce in un ambito di stress, di conflitto, e oltretutto manca, e viene a mancare sotto il profilo anche della ricchezza professionale, la visione prospettica della clinica del malato. Cioè si fotografa, si stabilizza, si tampona, ma manca quello che è l'aspetto più interessante, più arricchente della professione, che è la visione di medio lungo termine. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, grazie per avermi concesso la parola. Io mi permetto soltanto di dare un ulteriore spunto di riflessione a quelli che sono stati gli interventi sin qui adotti, che sono tutti assolutamente condivisibili nella maggior parte dei casi. Ovvero,
sicuramente il fatto di avere un punto di primo soccorso sotto questo aspetto è un vantaggio indiscutibile. Io però, confrontandomi anche con gli altri direttori di struttura delle zone limitrofe, volevo sottolineare quanto sia importante per utenti che c'erano nell'RSA avere un pronto soccorso che sia raggiungibile in tempi brevi e che abbia delle caratteristiche di completezza. Quindi, se quello che è stato, che si auspica a gennaio, il primo passo completo, però non va a derogare assolutamente quello che può essere l'utilizzo di un pronto soccorso nella città di Quarnetta. Considerate il fatto che noi come operatori del settore siamo abituati nelle quelle che sono le emergenze, urgenze importanti, i codici gialli, i codici rossi, già da anni andavano direttamente a Ivrea, a Racine, a seconda di quelle che erano le città. Però la stragrande, una fetta importante di quelli che sono i nostri invii, che non sono mai invii decisi con leggerezza, anche perché abbiamo la copertura infermieristica 24 ore su 24, abbiamo la presenza del medico, quindi quando si decide di inviare un medico, un utente in pronto soccorso, è perché sicuramente non è un codice bianco. Quindi, molti sono dei codici verdi. Cosa significa? Significa che sono persone che hanno necessità di avere degli accertamenti clinici, di magari fare delle verifiche, e spesso e volentieri hanno bisogno di un'osservazione breve intensiva, quindi che va da un arco di 6 o un massimo di 24 ore, però a cui spesso e volentieri, nel momento in cui l'utente, anzi lo chiamo ormai paziente perché nell'RSA il grado di medicalizzazione è cresciuto esponenzialmente a quelle che sono le varie realtà polipatologiche che colpiscono i nostri anziani, nel momento in cui la persona è stata stabilizzata, ci sono stati tutti gli accertamenti del caso, non segue un ricovero, ma segue il rimando della struttura. Quindi è assolutamente necessario, come da presa in considerazione, la presenza di un'osservazione breve intensiva in una struttura come il pronto soccorso di Quarnetta. Poi, se mi permettete, io volevo anche aggiungere un lato che è un pochino meno tecnico, però un pochino più umano, se volete, un pochino più sociale, perché noi la RSA è una realtà che riguarda il socio sanitario, anche se ormai è sempre più spostata verso il discorso sanitario. Allora, comunque sia, l'invio in un'emergenza, in un pronto soccorso, rappresenta sempre un trauma psicologico, oltre che la criticità sanitaria. E quindi questo sottoporre lo spostamento in uno svolgio come Ivrea, come Celie, causa comunque una sofferenza che poi noi la rivediamo quando i nostri ospiti rientrano in struttura, soprattutto se sono stati trattenuti per molte ore in un luogo completamente estraneo alla loro realtà. E poi in appoggio a questo pensiamo anche che le persone fragili e complesse hanno spesso e volentieri dei caregiver che sono o completamente assenti, oppure che non sono in grado di raggiungere un ospedale così distante, perdono i collegamenti, perdono i contatti, e quindi questo crea ancora più un regime di incertezza e di criticità. Restare da soli in un pronto soccorso per i nostri anziani, per i nostri pazienti, senza nessun contatto con persone conosciute, rappresenta spesso un trauma che supera quasi quello che può essere l'accesso. Ce la accorgiamo poi al loro rientro, passiamo ore, siamo veramente dei giorni a farli tornare in un discorso di normalità. In passato questo si riusciva a sopprimere, quindi quando il familiare era indisponibile, sempre nel rispetto, poi adesso ci sono il discorso di restrizioni di prevenzione al Covid, eccetera, però dal principio parliamo anche di prima del 2020, cosa si faceva? Era semplice, per Cornier, ma anche per chi è qui vicino, anche per Valperga, anche per altre realtà. Spesso e volentieri l'operatore raggiungeva il paziente nel pronto soccorso di Cornier, lo tranquillizzava, gli portava un conforto, perlomeno lo aiutava a superare quelle criticità. Spesso e volentieri in passato c'era una rete molto ben sviluppata, che adesso purtroppo è venuta a mancare. Spesso e volentieri erano gli stessi operatori del pronto soccorso che ci chiamavano,
e ci chiedevano, ma questa persona con queste caratteristiche, al di là dell'aspetto prettamente sanitario, clinico, prima di andarlo a sedare, prima di andarlo magari perché soffre determinati interventi, poi Cornier, in questo devo dire che era un vantaggio per noi, 400 metri, ci si andava a parlare e spesso e volentieri si riusciva anche a concludere un intervento anche in ordine sanitario migliore e con sicuramente maggiore efficacia. Quindi questo è soltanto un esempio, ne potrei fare altri, ma non lo voglio dilungare anche perché sono stato già preceduto in maniera più che autorevole da altri. Quindi quello del pronto soccorso resta una realtà importante per Cornier e per tutti quelli che sono i comuni a noi associati. Tenete anche presente, solo per concludere, che già dal 2018 si è deciso che le RSA hanno un percorso che va sempre più verso il discorso di medicalizzazione, verso il discorso sanitario. Questo proprio deciso a livello centrale. Quindi avere un discorso con pazienti di questa tipologia e un pronto soccorso, di così difficile accesso, sicuramente non rende agevole la gestione degli stessi. Questo è quanto, io vi ringrazio molto e vi auguro una buona serata. Buonasera a voi tutti. Vedere tante persone così questa sera in un consiglio così organizzato è una lode alla democrazia viva. Esprime la sensibilità del territorio alle necessità della sanità. La sanità è un bene incomprimibile, tutti giungiamo ad avere bisogno di questo servizio e in sanità il secondo concetto è che tutto si tiene, le funzioni si collegano. Difatti il fatto che noi stiamo parlando di problemi di sanità è perché a monte ci sono state delle carenze programmatorie, delle carenze organizzative negli anni che hanno fatto venire all'evidenza certe situazioni che dobbiamo adesso prendere in considerazione per come risolvere. Tutta una storia, anche in sanità. Quello che io voglio portare stasera alla vostra evidenza è la necessità di una programmazione sanitaria, quindi reale, concreta, ma anche dinamica, con una visione del passato e anche verso il futuro. Noi ci troviamo di fronte a delle soluzioni che sono state organizzate in questi tempi recenti per risolvere dei problemi che possono essere stati l'accessibilità al pronto soccorso, per esempio di Cornier, e c'è un reale bisogno di assistenza di tipo immediato in queste zone, perché c'è un bacino di utenza, come è stato detto, di 85.000 abitanti, però l'organizzazione deve tenere conto della effettiva fruibilità di questi servizi. È stata trovata la possibilità di fare outsourcing con dei servizi privati, però poi ci sono dei problemi con gli ortopedici, quindi il problema è che le soluzioni devono partire con tutto insieme che possa funzionare, che si possa coordinare. A livello regionale è stato proposto di abbattere le liste di attesa dei pazienti per molte patologie che sono in grosso arretrato, ma io da medico vi posso dire che visite fatte presso strutture private finanziate, come comunicano con le cartelle cliniche dell'ospedale? Su 10 visite, 9 sono poco significative, ma se si scopre un diabete in una persona che è giunta per poliuria per mille ragioni, come si fa a trasmettere al clinico, all'internista che poi lo seguirà, al diabetologo, questa situazione e l'impostazione della terapia, non solo su dei foglietti volanti ma su una cartella clinica regionale standardizzata? Vedete che ci sono delle cose che si toccano, perché in sanità moderna tutto è transizione di informazione, gestione dell'informazione sanitaria in maniera corretta. Anche per esempio la soluzione che è stata data di poter fare degli interventi chirurgici extra, e scusate, le mie parole non vogliono essere critiche, vogliono solo dire dobbiamo concepire certi aspetti tecnici. Interventi chirurgici in strutture a Torino, però l'esame istologico come torna all'ospedale, alle visite collegiali, non solo su dei foglietti, ma anche sulla possibilità che il clinico possa discutere con l'anatomopatologo, che magari è di una struttura diversa, per mettere in luce degli aspetti specifici di quell'esame. La stessa cosa vale per gli esami radiologici.
una struttura privata garantisce che una taxi è fatta in 3 giorni, ma da clinico io potrei dire: bene, ho bisogno che mi si veda quella vertebra in particolare per quel tal sintomo, ma il radiologo che me l'ha fatto in una struttura privata spesso è da un'altra parte, non è raggiungibile, non può riestrarmi dalla memoria della macchina le sezioni per andare a vedermi quel particolare aspetto. Quindi, come vedete, l'outsourcing, si chiama così, la fornitura all'esterno appaltata, tra virgolette, diciamo così, dei servizi, deve poter comunicare qualitativamente con i servizi ospedalieri. Quindi è un problema di organizzazione dei dipartimenti che verificano la qualità e l'organicità delle prestazioni. È un discorso un po' tecnico, ma questo serve anche per dire che soluzioni esterne hanno dei costi elevati, pensate alle cooperative del pronto soccorso, dove in realtà chi fa i soldi non sono, scusate, a difesa dei medici, i medici medesimi che sì ne fanno, ma anche cooperative che si prendono una grossa fetta, mentre invece chi c'è lì è una persona che fa 3 giorni in un ospedale, 3 giorni in un altro. A me è capitato di andare in pronto soccorso Ivrea un pomeriggio e uno mi ha guardato mentre prendeva la cartella e mi fa: ma lei chi è? Ragazzo, scusa, sono primario dell'oncologia, ma non perché fossi io, ma perché io sono stato sbattuto a fare il pronto soccorso all'età di 28 anni nel 1980 in pronto soccorso Le Molinette in Corso Bramante nel maggiore ospedale del Piemonte, e o ero capace oppure il primario mi diceva vai. Okay? Non sono più quei tempi, però la funzione deve essere tale da permettere l'evoluzione professionale del medico rispetto all'interazione con la struttura interna dell'ospedale. Quindi è un problema di organizzazione dell'outsourcing, perché inevitabilmente si andrà verso il privato, ma il privato dovrà colloquiare con la struttura pubblica in maniera adeguata. L'assessore Icardi ha parlato la scorsa settimana del fatto che giustamente si è affidato a un'agenzia qualificata esterna la valutazione dei fabbisogni della sanità territoriale di tutta, se ho capito bene, la provincia. Mi sono permesso di sollevare il problema di dire che al di là di quella che sono delle valutazioni tecnicistiche, sarebbe opportuno che i territori, poi l'assessore mi sembra di capire concordasse su questo, i territori vengano poi sentiti, perché una cosa sono i numeri, ma una cosa sono le esigenze, come vengono espresse in un consesso come questo, di assistenzialità del territorio, come possono essere le necessità dei medici di famiglia, come diceva il dottor Gatta prima, oppure le case di riposo. Quindi la programmazione anche rispetto alle strutture che sono in divenire, che dovranno essere in maniera molto importante ben organizzate nel flusso. Quindi è un problema di vedere le esigenze del territorio, gestire i costi di questa riorganizzazione, ma in maniera dinamica, temporale, perché certe cose si possono sostenere oggi, ma un domani questi fondi non ci saranno più, o noi dovremo restituire i soldi del PNRR, che sono soldi che ci arrivano dalla Germania, perché mi pare di capire che per il 60-70% non sono fondo perduto, li dobbiamo restituire, cioè aumentiamo i debiti. Dobbiamo avere quindi un territorio unito sui dati clinici, sulle necessità reali di assistenza. Dobbiamo fare un lavoro sui numeri. Quindi io penso che si dovrebbe proporre, questa è la mia proposta al consesso, di fare un documento programmatorio sulle esigenze sanitarie del territorio complessivo. E si è detto anche in questa sera che il nuovo ospedale dovrebbe essere del territorio di tutto il Canavese, ma in ogni caso che si faccia la scelta che sia soltanto di una zona verso un'altra, però dobbiamo giungerci in maniera organica. Potrei citare il fatto che quando si cominciava a parlare, in realtà se ne parla dagli anni 90, dagli anni 80, a seconda dei vari livelli, del nuovo cosiddetto ospedale di Ivrea. Bene, comunque nel 2019 feci una ricerca e trovai un documento di 157 pagine per la zona del nuovo ospedale di Monopoli Fasano, disponibile su internet. 157 pagine in cui parlavo dei collegamenti stradali al fabbisogno delle singole patologie, dall'otorinolaringoiatra, all'internistica, eccetera, alle necessità dei vari comuni come erano dislocati, per la costruzione di un nuovo ospedale, con la disponibilità di una certa quantità di denaro. Bene, se andate su internet vedete che finalmente loro sono stati bravi,
questo documento era dell'AS locale, ma portava il titolo del Ministero della Salute, del governo italiano addirittura. Bene, questo documento faceva questa programmazione. Se andate su internet trovate la fotografia di questo ospedale a sviluppo orizzontale, a struttura, chiamiamola per capirci subito, a disca di pesce, cioè ad ali separate, che sono quelle che si devono mettere per il nuovo Covid, che deve richiedere degli isolamenti di comparti di ospedale, non una struttura verticale, che non sarebbe sostenibile dal punto di vista infettivologico, percorsi sani e percorsi infettivi. Bene, che sarà pronto per l'aprile del 2023. Noi siamo in questa situazione, ci stiamo parlando, ma dobbiamo arrivare a una soluzione. Quindi il problema è che il territorio si deve unire e deve fare una programmazione sui dati, e su questa rielaborata in connessione con le agenzie regionali, ma con le esigenze del territorio, vanno fatte delle scelte di sostenibilità nel futuro, perché ogni giorno che passa i costi aumentano. Erano a disposizione, si è detto, si è scritto da qualche parte, 140 milioni, questo è stato detto direi da un anno a questa parte, però con la guerra o senza guerra i costi del tondino di ferro sono aumentati credo del 20-30%, quindi anziché 140 ce ne vorranno 200. Okay? Quindi ogni giorno che passa io non so se noi avremo i soldi per pagare il differenziale in più rispetto all'INAI o altre fonti, o comunque programmare le case di comunità e i centri di, operativi del territorio, perché su queste cose il tempo e denaro e l'organizzazione è fatta sui numeri. Scusate se sono stato un po' come dire irruento, ma il problema è che altri vanno avanti, noi non possiamo restare indietro, perché solo la forza di un territorio unito che si programma consentirà di sopravvivere di fronte a un mondo che sta veramente cambiando e complicandosi. Grazie. Cercherò di essere brevissimo, visto l'ora, e riprendo il discorso politico. Io faccio una doverosa promessa, mi riprendo un pochino, mi ricollego a quello che diceva prima il consigliere Fava. Da secoli, io credo che sia chiaro a tutti, è molto più facile fare opposizione, ma in senso generale, è molto più facile fare la parte di chi chiede, piuttosto che chi fa la maggioranza, o piuttosto di chi dà i servizi, o deve comunque rispondere a un problema. E questo vale a livello generale. Quindi io mi sento, non è tanto per dire, di ringraziare di sicuro la direzione generale dell'ASA, con la quale devo dire da anni abbiamo un rapporto più che proficuo, sia per questione moda sia per il territorio. Mi sento di ringraziare anche la Regione, perché fossi io nei panni di Ciri piuttosto che di Icardi, sinceramente non dormirei sempre tranquilli, perché chiedere è semplice, e mi ci metto anch'io, perché io sono il primo a chiedere come rappresentante del territorio, dare risposte ai problemi è molto più difficile. Molto più difficile perché i dati che ricordava prima il dottor Scarpetto sono effettivi, i medici non ci sono, gli infermieri non ci sono, i soldi non ci sono, quindi semplice non è. Io sono convinto che se avesse potuto la Regione in 5 minuti di attivare il pronto soccorso H24 l'avrebbe fatto, perché sarebbe convenuto a noi e a loro da tutti i punti di vista, sia tecnico sia di immagine politico, quindi credo che non sia stata una scelta. Ciò detto però, qui arriva la parte che non vuole essere una critica, ma vuole essere una mia personale valutazione in questo punto di primo intervento. Qualcuno ha detto meglio poco che nulla, e di questo per carità sono d'accordo, ma ci sono dei problemi che secondo me si ripercuoteranno inevitabilmente sul nostro territorio. È stato detto durante il primo incontro con Ciri, la presentazione del progetto, ci tengo a ribadirlo, non è un pronto soccorso, non lo è a tutti gli effetti, ha delle limitazioni. È vero che deve accogliere solo i codici bianchi e i codici verdi, primo problema, se per assurdo dal 9 di gennaio, ora vado a memoria per il cronoprogramma, davvero tutti i codici bianchi e verdi che giornalmente vanno al pronto soccorso di Vrei, di Cirien, si dovessero riversare su Fournier, scusate, con un medico e due infermieri potrebbero essere i più bravi del mondo, non dubito, ma secondo me si impalla Fournier prima di Vrei e prima di Cirien, primo problema. Secondo problema, i trasferimenti poi effettivamente all'ora di chiusura di questo di primo intervento verso gli altri ospedali per i pazienti che necessitano dell'OVI, in effetti da soli non ci vanno, il che vuol dire un aumento dei mezzi, un aumento del personale. Ripeto, non sono critiche, sono problemi oggettivi che secondo me ci saranno e che dovremmo imparare ad affrontare. Gli errori di valutazione durante il triage, o comunque dei codici che magari evolvono durante la permanenza in ospedale, io entro con un bianco come un verde, vengo sottostimato, ma anche in maniera incolpevole dall'infermiere di triage, perché magari non ho dei sintomi, mi fanno mettere in fascia giallo o rosso, e poi dopo un'ora di attesa, se magari quel giorno c'è tanta gente in attesa, divento un rosso, vado in arresto e mi ritrovo in un posto dove non ho effettivamente
ovviamente le strumentazioni giuste per poter intervenire. Senza parlare di un problema che io conosco abbastanza bene, cioè quello dell'emergenza territoriale 118. È vero che di notte sarà presidiata con una TAM, con un'ambulanza medicalizzata, con medico infermiera, però la prima cosa che registro è che già ultimamente ci sono tante TAM che quindi diventano India, quindi i mezzi con solo l'infermiera a bordo, perché magari manca lo specialista medico, e quindi magari anche quello potrebbe succedere in futuro, io non lo so. Secondariamente è un'ambulanza di emergenza del 118, quindi è vero che presidia, ma in una notte in cui va di sfiga, scusate il termine poco elegante, e l'ambulanza esce dall'inizio del turno fino allo smonto del turno, in realtà non c'è proprio nessuno a presidiare. E questo per me costituisce un grande problema, perché, e qui torno all'inizio del discorso, è già stato detto con Ciro in conferenza stampa, lo ribadisco anch'io, secondo me la prima responsabilità ce l'avremo noi, tutti noi. La Regione è vero che ha competenze in materia sanitaria, che quindi è lei che ha preso la decisione, però noi non possiamo, non dobbiamo far finta di non avere una certa dose di responsabilità. Per essere molto sincero e diretto, mi spiace un pochino che non ci siano più dei rappresentanti della Regione, che questa sera comunque hanno sostenuto, detto che un inizio non arrivo, sono assolutamente d'accordo e li ringrazio per l'intervento, ma che neanche 10 minuti dopo la fine della conferenza stampa con Ciri già stavano, come dire, pubblicizzando a gran voce la riapertura del pronto soccorso di Ivrea, del primo intervento di Bornea, scusatemi, e poi sotto il piccolo, come i Bugiardini, sarà aperto dalle 8 alle 20, ci sarà solo meglio di intervento. Cioè, nel senso, quindi correttezza per quanto mi riguarda, oggettiva, logica e elementare. Noi per primi, il nostro territorio basso, difficile, perché la stragrande maggioranza degli abitanti è composto da anziani. Io non mi nascondo, questa è la volta, e mi dispiace a volte, noi abbiamo guardato cittadini analfabeti, adesso non dico centinaia di migliaia, ma ci sono, siamo nel 2022, anziani soli, territori molto vasti, case isolate, è difficile far passare l'informazione. Cioè, in una città come Torino, nemmeno nel mare, non dico tutti, ma credo che nel giro di una settimana una cosa che davvero si può far sapere la sappiano presso a poco tutti gli abitanti della città. Quello che noi vogliamo far passare qui non è ugualmente facile farlo arrivare. Quindi, e questo è il mio avviso e il mio invito più grande, lavoriamo di sicuro per la riapertura del pronto soccorso H24, tutti assieme, destra, sinistra, centro. Ma adesso ringraziamo quanto è stato fatto con i mezzi che ci sono a disposizione, perché non avrei saputo far di meglio, questo lo dico pubblicamente. Però facciamo capire ai cittadini che quello non è un pronto soccorso, facciamo capire che devono accedere se ne hanno bisogno, e questo in generale a tutti i pronto soccorso, perché la colpa, l'ho detto mille volte in altre occasioni, non è sempre colpa del direttore sanitario, del medico, a volte colpa anche del cittadino che abusa del servizio pubblico, e soprattutto facciamo capire che nel dubbio è meglio chiamare un'ambulanza, non presentarsi lì, perché la mia paura più grande è che il nonnino, per dirlo di nuovo in maniera semplice ma comprensibile, che abita in Val Chiusella, in una landa, soprattutto isolata, in una casa da sola, prende la pandina e arrivi alle 3 di notte a Cornier pensando che potrebbe trovare un pronto soccorso e potenzialmente trovare una piazza vuota e buia. Se quel nonnino non ha un taglietto a una coscia, ma un infarto in corso, non so se farà in tempo a chiamare il 112. A me questo lo occupa. Però questo parte soprattutto da noi. Grazie. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Parlare di sanità è sempre difficile. Non si può, secondo me, parlare di sanità trascurando i due coni del problema della sanità, che sono quelli della mancanza di soldi e della mancanza di personale. Sommessamente, perché qui siamo in un ambito istituzionale civile, bisogna ricordare a monte quello che è successo. È dal 2008 che sono state imposte politiche di blocco delle assunzioni. Il signor Renato Brunetta è responsabile della carenza di personale nel pubblico impiego, perché non è solo la sanità pubblica, che è un comparto del pubblico impiego che soffre ed è in sofferenza per la carenza di personale. Sono gli enti locali, sono le regioni, sono le province. Quindi bisogna ricordarci qual è l'inizio di tutta la storia per poi riuscire ad analizzare tutto. E l'inizio è stato quello di blocco delle assunzioni, il turnover ridotto è tutto documentato, basta che apriate internet e potete benissimo verificare che nel 2008
sono stati fatti degli incontri governo-sindacati con del pubblico impiego e si è ridotto al 40% la quota di turnover, che presto è diventato il 33%, cioè tre persone che andavano in pensione, una persona assunta, questo era il rapporto. Mi sembra che senza citare queste cose non riusciamo a capire il perché ci troviamo in questa situazione veramente devastante dal punto di vista dei servizi, perché senza il personale di qualsiasi genere, qualsiasi lavoro svolga, mi insegnate che non andiamo da nessuna parte. Non si può parlare di sanità senza capire che in Italia ci sono ogni anno stime del 21 che riguardano il 19, 80-90 miliardi di evasione fiscale, così distribuita, 32 miliardi di evasione di IRPEF da lavoro autonomo e imprese, 28 miliardi di evasione di IVA, 8-9 miliardi di evasione dell'IRES, imposta sul reddito delle società SRL, delle società per azioni, quindi un furto di cui la politica si deve occupare, perché se la politica finisce nell'accontentarsi, nel non ragionare in grande, e finisce per perdere di vista quelli che sono gli obiettivi dell'articolo 32 della Costituzione, che così recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno, poi continua, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il rispetto della persona umana, a mio modesto e umile intendimento, significa che senza stare a fare i forcaioli, le tasse bisogna pagarle. Non è possibile che i lavoratori indipendenti abbiano una trattenuta sulla busta paga e qualcuno si permetta allegramente di creare dei buchi simili ogni anno, 80-90 miliardi di evasione fiscale che arrivano a 105-110 perché ci sono gli evasori dei contributi pensionistici per le pensioni. E quindi il problema di questo punto di primo intervento, come di altri punti di primo intervento che ci saranno, è sostanzialmente questo, che per anni si è indebolita la struttura di personale, la struttura di investimenti, che qualsiasi struttura sanitaria degna di questo nome deve avere, con l'intenzione di svuotare il meccanismo universale di sanità pubblica e di conseguenza l'apertura di un primo soccorso con esternalizzazione di medici e di infermieri. Usiamo poi, secondo me, per onestà intellettuale, le parole giuste sono privatizzazione del servizio di pronto soccorso, in nome di tutto quello che sappiamo. Pieruccini l'ha citato benissimo, su questo punto io sono d'accordo con lui. Quando fai una scelta politica di questo genere, la conseguenza, lo dice il nome stesso, azienda sanitaria locale, è badare più al profitto che alla cura delle persone, perché se il punto fondamentale diventa quello di avere il bilancio in pareggio, di avere e tutta la costruzione legata alla,
legata a un dogma, il dogma comunque del libero mercato anche in settori che dovrebbero essere in mano al pubblico, la sanità, la scuola, l'energia. Non per niente ci troviamo in una situazione di impoverimento totale. Adesso non è il caso di parlare, perché parliamo di sanità, ma il problema della sanità non lo affronti nascondendo quello che è stato o quello che ciò per cui hai lavorato per anni coscientemente, perché coscientemente hai lavorato per aumentare i tempi di liste d'attesa. Se io devo farmi operare per una ghiandola di grasso, posso aspettare dei mesi, ma se ho una patologia iniziale grave, non posso aspettare una lista di attesa lunga. E quindi, giustamente, per tutelarmi, se ho i soldi, sempre mi rivolgo al privato. Questo è il gioco che è stato fatto: impoverire di personale, impoverire di risorse. Aumentare le liste di attesa di modo che il cittadino si rivolga alle strutture private. E, mi sembra che per onestà intellettuale queste cose bisogna averle, e qualcuno le ha ricordate, bisognerebbe tenerle in debito conto. Non bisogna accontentarsi di aprire un punto di primo intervento senza sicurezza nelle possibilità di gestire questo servizio in maniera di tutela per gli utenti, perché chi ci garantisce che ci siano le professionalità, che ci sia il trattamento, che ci sia un trattamento adeguato, per soprattutto visto e considerato un'altra questione, un medico, secondo il mio modesto parere, se esercita nel pubblico dovrebbe avere, come hanno altri dipendenti statali, di enti locali, l'esclusività del rapporto. Non può essere una questione che uno lavora nel pubblico e poi lavora nel privato, anzi nel pubblico può fare anche privato. È una situazione di totale deregolamentazione della propria etica questa. Perché a questo punto, riprendo il discorso di prima, se è permesso ad alcuni di rubare, di farsi gli affari propri, deve essere permesso a tutti, e diventa una catastrofe nazionale, una catastrofe. Quindi bisogna recuperare un modo di pensare solidarista su certe questioni che investono la sicurezza nazionale, investono la salute pubblica, investono il diritto a un'istruzione pubblica. Grazie. Gentile Presidente, la ringrazio veramente, penso che sia uno dei pochi che possa esprimere queste parole, per aver convocato un consiglio tematico dopo che il sottoscritto per ben 6 anni ha chiesto che si discutesse di questi temi importanti, di una situazione della nostra ASL che era estremamente grave, e quindi certamente siamo in unitato, usando un'espressione cara all'antica Roma in un particolare istante, mentre a Cornier si tergiversava il nostro ospedale veniva spogliato, dum Rome locutum saguntum spogliatum. E quindi sono grato di questo. Mi spiace che i signori politici, la maggior parte, abbiano fatto il loro discorsino iniziale, se ne siano andati e non siano stati fino alla fine a sentire quelle che erano le idee, quelle che erano le riflessioni che sono state fin qui fatte. Certamente
la situazione del nostro spettacolo. Nell'ordine del giorno stava ben scritto che si parlava del pronto soccorso del nostro ospedale. Io mi sarei aspettato che si parlasse del nostro ospedale sulle sue prospettive per il futuro. Prospettive che non ci sono garantite, quelle parole che abbiamo sentito stasera di massima garanzia sono parole al vento di gente che vuole andare a tenere calme le acque per un certo tempo. E mi spiace di dire queste cose. E quindi sono state fatte delle riflessioni sul nostro ospedale. Il nostro ospedale che è stato continuamente spogliato, come ha detto il collega consigliere all'inizio, di tutti i suoi servizi, compresi per esempio i servizi di endoscopia, il cui trasferimento è stato giustificato con il fatto che l'ospedale di Gournier non ha la rianimazione. Allora io mi chiedo se gli ambulatori privati che fanno questi esami a costi altissimi, ecco, dispongono di un servizio di rianimazione. E questo è estremamente grave, perché l'ASL ha anche l'obbligo di andare al controllo di queste strutture. Non si è fatto una riflessione sui motivi per cui manca il personale. Certamente il personale ormai è scarso, dato anche da politiche non troppo approvabili, come per esempio il numero chiuso degli iscritti alle facoltà, e avanti di queste a norme che limitano anche l'accesso dei giovani a queste specialità. Comunque, parlando della nostra ASL, non si è voluto tenere in debito conto del fatto che personalmente avevo manifestato nella passata gestione dell'ASL stessa la mia sfiducia nel direttore generale, lei lo sa, Presidente. Sfiducia sulla quale si è fatto finta di non comprendere, non si è tenuto in debito conto, e abbiamo avuto in questa ASL un modo di gestire l'ente tutto particolare, che per far fronte al disavanzo si è fatto sì che non si bandisse più correttamente a suo tempo i bandi per l'assunzione del personale o per la sua sostituzione. E quindi a questo ha portato ad una gestione pesante, per cui nell'anno 2019, nel mese di giugno, è stato presentato il bilancio dell'ASL dall'allora direttore generale, che è stato bocciato dagli stessi revisori dei conti, cioè i revisori di fiducia dell'ente. E questo non è stato certamente un motivo di allarme per noi amministratori, cioè per alcuni amministratori o per tanti, fino all'anno successivo, dove venne presentato verso fine anno il bilancio di quell'annualità, con un disavanzo di ben 26 milioni di euro. Anche gli amministratori che erano stati chiamati per approvare il documento, alla fine hanno fatto, come si dice, quella sinergia che si invocava da anni fra gli amministratori. Questa sinergia è stata la sfiducia manifestata nella astensione sul voto del bilancio, che causò le dimissioni, tra parentesi, per pensionamento del direttore generale. Quindi è tutta una questione così complessa,
che ha le sue cause in una gestione certamente pesante e non certo corretta. Al tempo va aggiunto che nel 2019-2020, mi correggono coloro che sono più informati di me, la produzione industriale dell'ASL ebbe un calo per l'importo complessivo di circa 10 milioni di euro. E questo vuol dire che la utenza, non trovando più servizi, perché ovvio non c'era più il personale che andava a fare i servizi, si rivolgeva alle strutture private. E questo fu anche un fatto di grande, di grave situazione che io denunziai allora in vano, perché doveva politicamente tenere buoni rapporti con tutti. E questa è la situazione. Io mi sarei aspettato stasera dai signori politici che celermente ci hanno lasciato, e questo non è certamente un motivo di loro corretto comportamento, perché abbiamo tutti l'obbligo certamente di sentire e di soppesare quelle che sono le osservazioni che vengono espresse. Quindi questa sera abbiamo preso una cosa, che a Guarnieri invece del pronto soccorso si apre un'infermeria. Abbiamo il coraggio di chiamarla con il suo nome, un'infermeria, che mi ricorda quella che c'era nel collegio dove ho fatto i miei studi. Questa non è una garanzia di una sanità seria. Questa è improvvisazione. Questo è un fatto che ci deve preoccupare, perché io credo che sia poi il motivo di situazioni estremamente gravi. Perché? Perché non si riesce a dare correttamente un servizio e si illude la nostra utenza di avere un servizio che sia all'altezza appunto dei bisogni della gente. E quindi esprimo su questo il mio dissenso. Io mi auguro, Presidente, e termino perché non vorrei andare oltre, anche se avrei molte cose da dire, lo sa, ecco, che si possa fare certamente un consiglio tematico sul destino, sulle finalità che si vuole dare al nostro ospedale. Capisco che l'ospedale di Ivrea sia in una situazione localizzato in un modo impossibile, ma questo non vuol dire che lo spostare in un nuovo ospedale, quella struttura, questo sia automaticamente l'ospedale del Canavese. Siamo corretti subito, quello è l'ospedale di Ivrea, perché gli ospedali del Canavese sono tre: Ivrea, Castellamonte e Guarnieri. Non vorrei che questa fosse una scusa ulteriore per andare un giorno a togliere quel poco che abbiamo nella nostra comunità. Grazie. Allora, io non ho questo posto, sostanzialmente pensavo fosse un consiglio un po' più sul dialogo invece che sul discorso singolo, quindi volevo solo dire due cose. Erano tre pensieri che sono venuti in queste settimane che pensavo a cosa dire in questo consiglio. Il primo è evidente, io ho un gesto e sono abbastanza sicura che io posso un po' ricevere, e quindi mi chiedo qual è il punto di pronto intervento aperto, cosa dovrei dovuto fare, cosa potrei fare il cittadino che ha palesemente una frattura o qualcosa di non grave, che è evidente che sia appunto una frattura, cosa va direttamente in Ivrea, va a Guarnieri. Penso che sia pure necessaria una comunicazione da questo punto di vista, perché come sappiamo a Guarnieri la sala gessi non verrà riaperta per ora. Poi un altro
pensiero che ho avuto è si parla sempre di piano di sviluppo, di cui il primo step è questo punto di pronto intervento. I prossimi step si possono sapere, inoltre questo piano di sviluppo, perché io forse me lo sono perso, però non lo so. E poi un'ultima affermazione, scusate, non è vado per la luce. Questo è legato alla nostra esperienza nel fare la petizione. Mi è dispiaciuto che l'amministrazione comunale non abbia partecipato, anche perché a livello personale ho trovato in me un'esperienza molto formativa e molto motivante. Stare sotto il gazebo ha dato una prospettiva corale a tutto quello che stiamo facendo, che ovviamente tutti siamo consapevoli del fatto che sia necessario di aprire un percorso a Fournier, ma la sentirlo da una pluralità di voci è stato molto interessante e ha dato una prospettiva nuova, quindi mi è dispiaciuto anche per questo. Basta, volevo solo dire queste tre cose, e grazie dell'attenzione, buona serata. Per quanto riguarda le domande che ad esempio ha posto ora la consigliera Perotti, ci auguriamo che le risposte giungano anche dai tavoli che andremo a istituire tra amministrazioni e ASL. Sarò brevissima, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno portato stasera la loro testimonianza, perché sicuramente hanno fornito degli spunti molto interessanti e soprattutto vorrei ringraziare tutti anche per le modalità con cui sono state portate le testimonianze, no? Quindi mi ha fatto molto piacere davvero presiedere quello che insomma è stato il primo consiglio comunale aperto da ormai tantissimi anni a Fournier, quindi ci auguriamo che su tematiche importanti se ne possano organizzare anche altri. Ringrazio tutti voi che avete avuto la pazienza e la cortesia di essere rimasti fino alla fine. E in particolar modo ringrazio i referenti dell'ASL 4, quindi il dottor Scarpetta, il dottor Girardi, il dottor Franzese, il dottor Adamo. Ecco, la vostra presenza stasera era per nulla scontata, devo dire la verità. Abbiamo apprezzato molto che vi siate fermati fino alla fine, quindi ci auguriamo che anche per voi questi punti che sono usciti e sono stati messi in luce questa sera possano costituire comunque degli spunti importanti, no? Su cui riflettere, su cui lavorare. Detto ciò, io vi ringrazio, vi saluto, vedremo nei prossimi giorni, non nelle prossime settimane, ma proprio nei prossimi giorni, insieme all'assessore Lisa Troglia, quali saranno i passaggi futuri. Per questo punto di primo intervento, ma sempre esclusivamente guardando a quello che è il fine ultimo, cioè il pronto soccorso H24. Che, come giustamente ha rilevato qualcuno nel suo intervento, deve avere intorno un ospedale. Non è sufficiente il pronto soccorso di per sé, questo l'abbiamo detto tante volte, no? Anche nei momenti di confronto con l'ASL, nei momenti di confronto tra amministratori. È importante potenziare anche i reparti che stanno dietro al pronto soccorso, proprio perché anche il medico che accetta la sfida davvero di venire a lavorare comunque in un presidio di area disagiata, sappia però di avere alle spalle dei colleghi che lo possono supportare, perché se alle spalle del pronto soccorso non c'è nulla, sarà sempre più difficile per tutti noi riuscire ad attrarre quelle professionalità alte di cui giustamente tutti noi come cittadini abbiamo diritto ad aspirare. Quindi su questo io mi auguro davvero che si lavorerà, mi auguro che le parole dette da Cirio non cadano nel vuoto, quindi che effettivamente si voglia potenziare il nostro ospedale a partire dalla riapertura del pronto soccorso, ma poi via via su tutti gli altri reparti. Gli spazi ce li abbiamo, ce lo siamo detti tante volte, ci sono degli spazi inutilizzati, ci sono delle aree che sono state ristrutturate anche da poco e che quindi devono essere utilizzate per quello che sono.
Per cui su questo cerchiamo davvero di avere la massima coesione possibile e di proseguire in questo senso. Quindi grazie ancora a tutti, grazie ai consiglieri comunali, buona serata e buon proseguimento a tutti quanti. Grazie.